Domani sera il posticipo del Pescara nel campionato di Serie B, un'eventuale vittoria a Padova significherebbe primato in solitaria. Nicola Rizzoli lancia la Teate Basket, grande presentazione ieri alla Super Cinema di Chieti, domenica prossima il via al campionato di Serie B. Bacio Terracino porta in vantaggio il Teramo nel primo tempo, poi arriva la beffa con il Gubbio, finisce 1-1. Valverde iridato nel ciclismo a Innsbruck, l'Aquila si colora di rosa ufficiale nel capoluogo, la tappa del Giro d'Italia 2019. In Serie D il Notaresco sempre più su, quarta vittoria consecutiva, primato in solitaria, finisce in parità il derby tra Vastese e Francavilla, al Giulianova l'altro derby contro l'Avezzano. Che succede al Chieti in eccellenza? Ce lo dirà questa sera il presidente Filippo Di Giovanni, ospite in studio KO, i neroverdi in casa 3-2 contro il Miglianico. Buonasera, ben ritrovati, la domenica sportiva di Rete 8, lo avete ascoltato dai titoli, come sempre tanti gli argomenti che tratteremo insieme. Andrea Berardinelli in studio, Dino D'Angelo in regia, li ringrazio subito e passo a presentare il nostro ricchissimo parterre di ospiti, a cominciare dal presidente della Teate Basket, Gabriele Marchesani. Buonasera presidente. Buonasera Enrico e grazie dell'invito. Buonasera e ben ritrovato alla presidente della Francavilla, Gilberto Candeloro. Buonasera presidente. Grazie a te, grazie a voi. Buonasera e ben trovato al presidente del Chieti, Filippo Di Giovanni, Chieti buonasera, Calcio. Buonasera Filippo. Grazie a voi. E un saluto e ben ritrovato all'amministratore unico della pallacanestro Teate, Max Del Conte. Buonasera, buonasera Max. A voi. Buonasera. Sedia vuota, sta per arrivare Maurizio Formichetti che è di ritorno dai suoi impegni con il basket, perché Maurizio è anche dirigente di basket con la Magic a Feoligno. Con Maurizio parleremo diffusamente di ciclismo. Un saluto a voi ragazzi della pallacanestro Teate che parteciperà al prossimo campionato di Serie B, staff dirigenziale e staff tecnico al completo, naturalmente. Ampio spazio per la vostra realtà nel corso della nostra domenica sportiva. Allora, primo giro subito con i nostri ospiti, presidente Marchesani, ieri presentazione in grande stile contro la rovescia, una settimana all'inizio del campionato, quanto siete pronti? Tante belle parole fino ad oggi, dopodiché a questo punto bisogna soltanto dire che la palla passa in mano ai ragazzi e quindi loro devono dimostrare quanto noi siamo stati bravi e abbiamo detto sul palco, sui giornali, sui media. Chiaramente spetta soltanto a loro dare conferma di tutto ciò che noi abbiamo detto e che stiamo facendo. Presidente Candeloro, Francavilla nel girone F, come sempre, del campionato di Serie D, con questa grande sorpresa, San Nicolò Notaresco al comando. Francavilla nelle zone alte della classifica, il campionato che volevate fino a questo momento? Il campionato che cerchiamo, in un girone forse tra i più robusti della D, 20 squadre che non sono dappertutto, alcune nobili che arrivano in questo campionato. Io, come ho detto spesso, credo che sia da stigmatizzare come la difficoltà di combattere poi con squadre come il Cesena, come il Bari nell'altro girone, e dico spesso che almeno ci vorrebbe una promozione in più quando succede questo, che è un movimento politico. Presidente, parleremo di tante cose, parleremo di quanto è stato gettonato quest'estate dal mondo del calcio abruzzese e non solo. E parleremo, dobbiamo parlare con Filippo Di Giovanni di cosa sta succedendo, lo abbiamo ascoltato nei nostri titoli, presidente, al Chieti, perché al contrario del Francavilla non era questo l'inizio di stagione che vi aspettavate. Io vado subito al cuore, vado perché stanno arrivando tantissimi messaggi sul nostro sito. Sta per succedere qualcosa dal punto di vista tecnico? Ma dai Enrico, diciamo che io il tuo audience lo aiuto sempre. Per il Chieti mi auguro che in futuro diventi audience per i successi però, eh. Guarda, sicuramente siamo partiti con un passo più lento di quello che ci aspettavamo e su questo stiamo facendo una riflessione in società, perché le ambizioni che abbiamo dichiarato a inizio anno sono e rimangono quelle. È chiaro che non è arrivata subito quella catena di risultati positivi per la quale si era lavorato durante quest'estate. Adesso in questi giorni faremo una valutazione, un approfondimento. Sicuramente la piazza merita delle risposte e le avrà.
però ci dovrà svelare qualcosa in più delle strategie durante la nostra trasmissione. Prima di andare al flash di Max Del Conte, io voglio un applauso per la squadra femminile del Montesilvano che ha battuto 6-3 il Terni, parliamo di calcio a 5, e ha conquistato la Supercoppa italiana. Dunque un altro successo per lo sport abruzzese. Ringrazio il collega Sergio Zappalorto che ci ha dato la notizia. Max Del Conte, allora, il presidente Marchesani ha passato la palla alla staff tecnico e giocatori, però io la ripasso a Max Del Conte perché ci deve raccontare in questo primo giro, in 30 secondi 30, quanto è stato difficile riportare la Serie B di basket a Chieti quest'estate. Ma è chiaro, la difficoltà nasce dalla richiesta tra domanda e offerta. Abbiamo avuto la possibilità di farlo, ho avuto l'input dal presidente Recanati che ci sarebbe stata questa possibilità, l'ho colta subito. In 5 giorni abbiamo fatto un preliminare dal notaio e eccoci qua. È chiaro che fa piacere a tutti avere Chieti di nuovo sul palcoscenico più importante e spero che questa cosa possa durare per tanti anni con l'aiuto di Gabriele e con l'aiuto di tutto lo staff che sta lavorando alacremente al progetto. E allora, primo giro anche con lo staff tecnico, con il coach Domenico Sorgentone, ben ritrovato coach. Le ripasso la palla che ha lanciato il presidente Marchesani. Tocca a voi. Mi sembra del tutto legittimo, tocca a noi, è chiaro che toccherà a noi. Domenica inizia il campionato. E devo dire che abbiamo avuto una 45-46 giorni ancora non toccati, toccheremo i 46 giorni di preparazione. Non sono stati, diciamo, privi di qualche rottura di scatole, fra virgolette, qua e là, intendo dire fastidi che si sono prolungati, protratti, eccetera, eccetera. Io guardo i bicchieri che quasi mai sono totalmente colmi o totalmente vuoti, e allora guardando questi bicchieri dico che abbiamo migliorato qualcosa nell'ultima settimana fra la penultima e l'ultima amichevole. Non abbiamo ancora migliorato la continuità dei miglioramenti, per cui non siamo ancora stati in grado di giocare 40 minuti con la stessa intensità difensiva, offensiva, scelte nei momenti importanti, eccetera eccetera, però molto meglio rispetto a una settimana fa. Nel frattempo cominciamo a reinserire i giocatori che sono stati fermi in questo ultimo periodo. Milojevic stasera ha avuto per la prima volta in questo ultimo mese la possibilità di giocare con più robustezza. Come è andata all'Aquila? È andata male come risultato finale, meno male di quello che dice il risultato finale nei momenti precedenti, diciamo la metà dell'ultimo quarto. Per cui Staffieri, che è qui dietro a me, credo ricomincerà con la squadra dopo un mese, Valerio, circa. Ricomincerà il lavoro con la squadra. Dobbiamo fare un ulteriore passo. Avete una settimana di tempo per abbiamo una settimana di tempo per risolvere determinate situazioni e per avere una rotazione che possa diventare realmente congrua per poter affrontare un campionato di questo genere. Perfetto, andremo poi nei dettagli nel corso della nostra domenica sportiva. Andiamo allora ora con la nostra scaletta, cominciando dal campionato di Serie B di calcio. Possiamo vedere quella che è la classifica, Dino? Perché la classifica, abbiamo detto nei titoli, dice che sostanzialmente con un'eventuale vittoria domani sera a Padova nel posticipo, il Pescara potrebbe collocarsi al primo posto in classifica, perché il Pescara ha 11 punti ma una partita in meno del Verona. Il Benevento sta giocando in questo momento parziale 1-1 contro il Foggia, e quindi guardate che classifica e guardate cosa potrebbe succedere in caso di vittoria. Ha segnato? Ha segnato il Foggia 1-2? Perfetto, ha segnato il Foggia 1-2, quindi il Foggia sta vincendo sul campo del Benevento e questo potrebbe essere, anzi è sicuramente un risultato a sorpresa. Prima di ascoltare la presentazione del match affidata al nostro Massimo Profeta, da Gabriele Marchesani e Gilberto Candeloro, vorrei un po' un commento su questo Pescara, perché Gabriele Marchesani è anche uno sponsor importante del Pescara. Sì, dovrebbe farci ben sperare lo 0-6 di Padova di qualche anno fa, quindi
i presupposti ci sono, magari una vittoria 3 punti domani a Padova chiaramente proietterebbe il Pescara prima in classifica, e da quello che si sta vedendo da queste prime battute è un Pescara molto solido, pragmatico, una squadra che gioca bene, perché Piglion è un allenatore che fa giocare la squadra bene, subisce pochi gol, fuori casa comunque ha fatto 2 risultati importanti andando a pareggiare sia a Brescia che a Cremona, in casa abbiamo sempre vinto, quindi i presupposti per fare bene domani a Padova ci sono tutti. Candeloro, da presidente e anche da amico del presidente Sebastiani, perché quest'estate la trattativa con il Pescara è stata concreta e lunga, quindi avete scambiato spesso opinioni con il presidente Sebastiani, ti aspettavi questo inizio stagione dei biancazzurri? Non me l'aspettavo, però mi sembra, ne sono contento ovviamente, mi sembra la sintesi di qualche errore degli ultimi anni, qualche errore cancellato, quindi mi sembra quasi il riassunto di quello che è andato bene e la cancellazione di quello che forse poteva far meglio. È una giusta sintesi in un campionato a 19 squadre, partire avanti vuol dire forse restarci più delle volte, quindi sono molto ottimista e auguro veramente che si possa rivedere una stagione di quelle difficili da dimenticare. C'è stata una bella scintilla quest'estate con il Pescara, per farla scoccare e diventare fuoco cosa è mancato? Ma ci vuole il tempo, ci vuole l'ossigeno, le combustioni a volte sono lente, a volte sono veloci, però il rapporto è buono e continuiamo a parlarci, ci ha onorato anche di venire a vedere la prima partita del Francavilla col Pineto, quindi vediamo. Non è chiuso quindi in futuro un eventuale rapporto di collaborazione? Ma le cose si chiudono quando non ci si parla più, finché ci si parla le cose sono sempre aperte. Pronostico per domani sera? Ma spero che un 2-1 possa essere sufficiente. Quindi. 2-1 risultato finale per il Pescara, naturalmente. Allora, l'amico e presidente Gabriele Marchesani ricordava quel risultato di 6-0 di qualche anno fa alla gestione Zeman, poi con la promozione in Serie A, ne abbiamo già parlato ieri con il nostro Massimo Profeta, che ci ha raccontato proprio quella partita con le parole di uno dei protagonisti, l'attuale team manager Andrea Gessa. Ma Massimo Profeta ci racconta un po' la vigilia di questa partita a Padova, anche con le ultimissime, la conferenza stampa del tecnico Pillon, vediamo. Questa volta squadra che vince non si cambia, naturalmente per continuare a sorprendere, del resto non c'è motivo di mutare gli interpreti, almeno in attacco. Mancuso sarà ancora il falso 9, allo scopo, col suo dinamismo, di non dare punti di riferimento agli avversari. Campagnaro a disposizione, assai probabile insomma che venga confermato l'11 che ha battuto il Crotone. Non benissimo il Padova, nelle ultime 3 partite un solo punto conquistato, dopo un avvio invece molto promettente, pari a Verona e successo sulla Venezia. Squadra comunque ostica, scorbutica, potrebbero essere determinanti i duelli sulle seconde palle. Pillon. Dobbiamo essere tosti lì, perché la partita è lì, perciò me l'aspetto così la partita e dobbiamo essere pronti così, vediamo di affrontarla nel modo giusto. In sintesi sarà una partita sporca, come si suol dire in gergo. Tosta, cattiva e soprattutto dobbiamo essere molto concreti nella fase propositiva, nel senso negli ultimi metri. È chiaro che questo atteggiamento viene meglio comunque con Mancuso riferimento centrale, insomma, sembrerebbe essere così. Sembrerebbe essere così. Uso il condizionale, perché sì. Come ho detto sembra, mi ha guardato un po' sì. Strano. No, ho capito dove vuoi arrivare. No, la formazione l'ho detto, o riconfermo quella che ha fatto bene martedì o so qualche altra possibilità. Il Padova predilige attendere e ripartire poi negli spazi, no? Presumibilmente, insomma, dal punto di vista tattico sarà una partita diversa da quella disputata col Crotone, quando per lunghi tratti avete lasciato scientemente il pallino del gioco agli avversari. Sì, è diversa la partita, però loro giocano in casa, sicché cercheranno di fare la partita. E noi anche vogliamo fare la nostra partita, andiamo lì, ce la giochiamo come abbiamo sempre fatto. Verona KO a Salerno, certo è ancora presto, ma un eventuale successo sarebbe il primo in trasferta in questo campionato, consegnerebbe ai biancazzurri il primato in splendida solitudine. Per Pillon tuttavia Padova sarà una partita chiave per altri motivi. È sempre presto secondo me, però secondo me considero lunedì sera una partita che ci misura molto. Se siamo una squadra che anche nel momento positivo sa tenere i piedi per terra, se siamo umili, se siamo cattivi, se abbiamo il sangue agli occhi, per me è una partita, una verifica molto importante questa,
perché noi dobbiamo, se siamo questi, non ho paura di nessuno, me la gioco con tutti. Quella di lunedì sera è una partita secondo me molto chiave, che delinea molto che tipo di squadra siamo, non solo nell'aspetto tattico, tecnico, ma soprattutto agonistico e mentale. Per contro Bisoli tornerà al 4-3-1-2 già utilizzato contro la Cremonese. Il probabile 11: Merelli, Trepali, Cappelletti, Capelli, Ravanelli e Trevisan, ex L'Aquila e Giulianova in difesa, oppure Trevisan centrale, fuori Ravanelli e inserimento di Contessa che spinge di più a sinistra. Bro, vertice basso del triangolo di metà campo completato da Mazzocco e Pulzetti, Clemenza sulla tre quarti a ridosso del tandem Capello Bonazzoli. Non voglio creare delle false illusioni io. Cioè, io sono 5 partite, il campionato è lunghissimo e siccome conosco il campionato di Serie B, so che ci saranno dei momenti che non saranno positivi, so che dobbiamo essere bravi soprattutto in quei momenti, perciò secondo me è presto adesso per trarre delle conclusioni cosa potremo fare, dove potremo arrivare. Il match in programma a Leoganeo non sarà affatto banale per tanti motivi. Da calciatore, Pillon ha militato nel Padova dal 1977 al 1981, 129 presenze e 16 gol. È diventato allenatore in B nel 1997-98. Tre giocatori di quel Padova, anche Max Allegri e Cristiano Bergodi. Il 30 novembre 1997, netto KO 4-0 sul campo del Pescara, allenato da Maurizio Viscidi. Un infuriato Max Allegri si fa espellere. Non proprio bello come ero io in macchina. Non Allegri, proprio bello. Perché adesso sta attento ai suoi giocatori, ne ha combinate tutti. Dopo 10 minuti siamo rimasti. Siamo rimasti in 10. Ma era infuriato perché? Ma che ne so, io, era ancora giocatore. Ma la colpa non è sua, è io che l'ho fatto giocare quella volta lì. E poi Piero Aggradi, scomparso 10 anni fa, manager calcistico di alto profilo, competente e autentico signore come pochi altri, è stato il DS della prima storica promozione in A del Pescara 1977 e degli anni tra i più entusiasmanti della storia del club veneto. Promozione in Serie A nel 1994, in quel periodo scopre e valorizza giocatori come Del Piero, Di Livio, Albertini, Benarrivo, successivamente Iaquinta, campione del mondo con l'Italia nel 2006. Certo, Padova è stato il suo capolavoro. Padova-Pescara è anche e soprattutto la partita del 20 aprile 2012. La gara perfetta, gestione Zeman, un'era probabilmente irripetibile. Successo debordante 6-0, strepitoso finale di campionato con sole vittorie 7 e promozione in Serie A. Doppiette di Insigne e Immobile, gol di Nielsen e Cascione. In campo Balzano, mentre l'attuale team manager Andrea Gessa subentrò a Caprari. Che partita! E questa dunque l'ampia presentazione, proprio con il ricordo a cui faceva riferimento Gabriele Marchesani, di quello 0-6 tennistico dell'anno della promozione. Tra l'altro avevamo il 30% degli attuali titolari della nazionale, con Insigne, Immobile e Verratti. Insomma, quindi non era cosa da poco. Non è cosa da poco. Non era assolutamente cosa da poco, era una grande squadra, un momento davvero molto molto bello. Presidente Candeloro, la forza della società del Pescara può essere l'arma in più in questo campionato? Perché no? Certo. La storia, perché Pescara comincia ad avere una storia importante, forse è difficile trovare su altre piazze, e questo forma cromosomi che poi danno quella virgola in più che serve in un campionato duro come questo. Campionato duro che però il Pescara ora sta giocando da protagonista, perché, come diceva lei Presidente, è stata fatta una sintesi degli errori dell'anno precedente e si è fatto tesoro e si è ripartito dal gruppo di Pillon, dalla solidità di Pillon. Nei giocatori dell'anno scorso è stato confermato Palazzi, centrocampista forte che ha avuto un problema fisico, rottura del crociato lo scorso anno, è pronto per tornare in gruppo e questa mattina in esclusiva l'ho ascoltato proprio il nostro Massimo Profeta, lo andiamo ad ascoltare anche noi e chiudiamo qui la pagina del Pescara, poi ricordandovi quelli che saranno i nostri appuntamenti di domani sera per seguire le nostre dirette in esclusiva. Andrea Palazzi, l'infortunio ormai alle spalle è solo un brutto ricordo, no? Stai benissimo. Sì, ormai sono 2 settimane che ho iniziato a allenarmi e sto aspettando il mio momento, diciamo, spero di dare il mio contributo alla squadra quando il mister lo riterrà opportuno. Tra l'altro, squadra che non vuole smettere di sorprendere soprattutto. Sì, l'inizio è stato più che ottimo, ce lo aspettavamo perché comunque abbiamo fatto un ottimo ritiro, un buon precampionato, il gruppo è unito, coeso. Quindi diciamo che ce l'aspettavamo e adesso stiamo là e
dobbiamo cercare di continuare così. Ma lo sai che c'è l'occasione di conquistare il primato in splendida solitudine in caso di vittoria? Sì, ho visto ieri il risultato e sì, è importante più che per essere primi in classifica far bene, continuare la striscia positiva, e importante vincere fuori casa secondo me, e quindi ci darà una motivazione in più questa sconfitta del Verona, anche se comunque la classifica in questo momento conta pochissimo. Che tipo di avversario affronterete? Perché insomma le squadre di Bisoli sono squadre tra virgolette antipatiche. Ma noi, a prescindere dall'avversario, giochiamolo sempre come dobbiamo noi, prepariamo la partita su noi stessi più che altro, con coesione di gruppo, cattiveria, atteggiamento, questo è quello che non è mai mancato e non mancherà neanche domani. Palazzi in campo da subito, anche magari fin da domani? Speriamo, è la scelta del mister, quindi io sono pronto e spero che prima o poi verrà questo esordio. E queste dunque le parole di Palazzi. Chiudiamo qui la pagina del Pescara. Domani dalle 20.30 saremo in diretta sul canale 11 Rete 8 Sport per gli aggiornamenti, le formazioni e tutto il prepartita. Dalle 21 con Marco Tontodonati gli aggiornamenti della gara e poi a seguire le interviste in diretta dalla Mix Zone e i commenti con Massimo Profeta di Terzo Tempo Live. Torno al Chieti da Filippo Di Giovanni, perché abbiamo detto squadra, società in riflessione, ma è una riflessione che a breve partorirà qualcosa o potete andare avanti così? Ma guarda, potete andare avanti così in termini di risultati? No, sicuramente. È chiaro... Io non parlo di risultati, quello me lo auguro, io ne dico dal punto di vista di eventuali provvedimenti. Ma guarda Enrico, sicuramente quando tu ti trovi a non vedere soddisfatte delle aspettative, è chiaro che una qualche questione dentro la società si deve aprire, sia questione tecnica, sia questione anche tattica, secondo me. È ovvio che fare un'analisi così a caldo, e io insomma per carattere sono sempre abituato a contare fino a 10 prima di prendere qualsiasi tipo di decisione, sarebbe semplice indicare magari nell'allenatore il responsabile di una situazione che non è in linea con le aspettative. Io credo che le cose vadano approfondite e vada fatta una riflessione per capire se nell'arco di un campionato lungo e difficile come quello dell'eccellenza abruzzese la soluzione possa essere quella di un cambio del timoniere, oppure se si debba prendere in considerazione anche da un punto di vista strategico il fatto che noi nel primo mese di attività della squadra abbiamo perso 4 elementi centrali in quella che era l'ipotesi di formazione titolare, che sono Leccese, Gasquez, Tato e Terminiello, quindi il 40% di quella che era la squadra costruita quest'estate per varie ragioni. Leccese per i noti problemi fisici che probabilmente lo porteranno a dover intervenire chirurgicamente, Gasquez per lo stesso motivo, Tato per i problemi con la federazione spagnola che purtroppo non ancora vedono una soluzione, e Terminiello per un problema fisico alla spina dorsale che purtroppo lo terrà lontano dal campo probabilmente per tutta la stagione. Il combinato disposto di questa situazione è sicuramente qualche incertezza nell'avvio, sono gli elementi che vanno inseriti dentro una riflessione, la quale è chiaro che comprende anche l'allenatore, però dentro una logica di valutazione a 360 gradi di quella che è la difficoltà di questo avvio, però senza neanche dire insomma che siamo appena all'inizio. Però comunque la riflessione anche sull'allenatore la state facendo? Ma sarebbe assolutamente doverosa e giustamente ce la si aspetta. Presidente Candeloro, lei ha parlato spesso, per introdurre il discorso che avevo fatto in apertura, di quanto è stato gettonata la sua figura per il calcio abruzzese, ha spesso usato la parola filiera, ovvero progetto con più società. Si è parlato di Vasto, si è parlato di Teramo, si è parlato di tante squadre abruzzesi, ma un progetto con il Chieti ce l'ha in mente in futuro? Che ieri alla presentazione del presidente Marchesani ho sentito qualche frase che mi ha fatto pensare questo.
Il progetto con il Chieti c'è già, non è il Chieti Calcio, è Teate Basket, è col mio vulcanico amico qui stiamo immaginando qualcuna di queste pillole ripetute più volte di multisport e multibusiness. Quindi io l'ho detto perché invece c'era qualcosa di vero allora. Ho sì, sbagliato sport, ma c'è qualcosa di vero. C'è molto di vero e questo è concreto, a differenza delle cose dell'estate che spesso appunto erano estive. Okay, questa invece mi pare una bella strada da percorrere, perché abbiamo riflettuto su due elementi: l'audience, che non è esattamente lo stesso per il calcio e per il basket, quindi c'è la possibilità di ampliare l'interesse degli sponsor verso questa collaborazione, come non è esattamente la stessa l'area sulla quale insistiamo. Girone F, come sai, come sapete, va dal Molise a metà dell'Emilia Romagna, e il girone C della Serie B del basket avrebbe dovuto essere il sud-est, ma per qualche motivo arriva a coprire anche tutta la Calabria, quindi già offrire a degli sponsor interessati a ampliare l'audience, a ampliare la fascia di interesse, vuol dire che gli offriamo mezza Italia e due audience. Io allora faccio una cosa, Andrea, mi fai un bel primo piano ai due presidenti, perché voglio questa stretta di mano ufficiale nel corso della nostra domenica sportiva, perché io l'ho detto per scherzo, magari ho detto lancio l'amo sul calcio e invece è uscita fuori con la stretta di mano questa unione. Facciamo anche l'applauso, questa unione di forze tra Gabriele Marchesani e Gilberto Candeloro. Complimenti. Beh, prego, volevo, presidente, illustrateci, dai. Chiaramente quello che ha detto l'amico Gilberto, che oggi accomunarmi ad un grosso imprenditore con la I maiuscola come l'amico Gilberto mi crea molto, cioè è una questione di orgoglio e di fiducia, e che comunque ecco, è un progetto sul quale stiamo lavorando da qualche mesetto, ne stiamo parlando. L'avete ufficializzato oggi praticamente. Ne stiamo parlando perché il bene dello sport, creare una holding sportiva è interessante, cosa consiste importante. Questa holding, questa collaborazione? Però tecnicamente io non vorrei svelarlo oggi. No, tecnicamente no, però facciamo capire solo come la collaborazione può portare dei frutti, ecco, che cosa in causa. Ma consiste? La collaborazione in teoria già l'ha quasi svelato Gilberto, cioè il fatto di poter offrire ad un paniere di sponsor, di imprenditori che sono attenti, che vogliono investire sulle sponsorizzazioni, chiaramente hai più prodotti da portare al vaglio, come può essere il basket, può essere il calcio, potrebbe essere il ciclismo, quindi è un qualcosa che oggi in Italia magari è una novità, ma all'estero, se noi vediamo delle polisportive importanti come sono a Madrid o a Barcellona, cioè non è che stiamo scoprendo niente di nuovo. Io adesso lascio il microfono a Remo Firmani, che è il vostro responsabile marketing. Io lo dico, Remo, buonasera, ben ritrovato. Io lo dico grazie a te, lo dico in maniera molto superficiale, dimmi tu se sbaglio, il progetto che ci hanno appena illustrato con grande sorpresa da parte mia Marchesani e Candeloro. Ho avuto uno scoop e significa sostanzialmente che se a uno sponsor, invece di offrirgli solo il calcio, gli offri calcio e basket fatto in un certo livello, invece di sponsorizzare 4 può sponsorizzare con 7 su aree più ampie, magari anche il ciclismo che spazia su un'area molto. Allora anche il Chieti Calcio, mettiamo tutto, così la trasmissione è completa questa sera. Lì diventa filiera, questa è multisport, quelle filiere sono due aree, due competenze diverse. Vabbè, io ci ho provato, vai. Prego Remo, buonasera. Allora, buonasera a tutti, grazie per l'invito. Sì, l'idea è questa, va messa, ovviamente va studiata, va fatta in modo che lo sponsor possa avere una maggiore visibilità, possa avere il giusto valore per il suo investimento, e quindi una volta stabilito che la visibilità va su più fronti, ovviamente è più vantaggioso sicuramente per tutti gli sponsor. Ma dico un'altra cosa dall'alto della mia poca, però non esagerare, no, con le cose. No, dico una sorta di Benetton Treviso che faceva rugby, volley. Potrebbe anche essere il modello. Quello, il concetto? Questa è una parte, sì. La seconda parte è il multi-business che raccontiamo da un po', è una lenta costruzione. Ieri sera in questa bellissima presentazione che lui ha fatto e che la Teate Chieti ha fatto, dove tu hai fatto l'attore principale nel presentare, Bianchini raccontava in maniera credo meravigliosa la vittoria, nel dire che la vittoria non è un momento, è una costruzione certosina che è fatta di
tantissime componenti. La vittoria può essere sportiva e deve essere sportiva, ma noi abbiamo bisogno di altre vittorie, che sono quelle economiche, che sono quelle della sostenibilità, che sono quelle finanziarie, e queste si fanno con idee che, se possibile, devono essere innovative e su tracciati che non devono essere ripetuti, o se sono ripetuti, prendendo esempio da chi ne sa più di noi o ha dimostrato più di noi. Vi faccio i complimenti, vado in pausa pubblicitaria, poi parleremo di altri argomenti, ma abbiamo fatto davvero un bello scoop, o meglio, prima mezz'ora di scoop. Chieti Calcio, siamo in riflessione. Quando un presidente dice siamo in riflessione, secondo me ha già riflettuto, e questo accordo che c'è stato ufficializzato in diretta con una stretta di mano, io l'avevo detta così per scherzare, invece ci avevo preso pubblicità. Ed ora riapriamo la pagina del basket e vado da Max Del Conte per raccontarcelo un po' più nel dettaglio come è nata questa idea. Partiamo dall'anno scorso e partiamo da quando hai contattato poi Gabriele Marchesani. Vai Max, raccontaci un po' come è nata questa squadra. Allora, l'idea era quella di fare un progetto, un'idea che fosse già competitiva, che fosse già pronta per essere attuata, quindi con Michele Poletti, che era stato il GM a Recanati, abbiamo pensato subito a buttare giù l'idea di nomi, e il primo era sulla nostra lista era quello del coach, e subito per noi è stata fondamentale come costituzione l'idea di avere coach Sorgentone. Quindi da lì siamo partiti, ci siamo seduti a tavolino, abbiamo stilato un'idea di, più che di nomi, di caratteristiche di giocatori che dovevano far parte di questa squadra. Poi è chiaro che una volta avuto il colloquio con Gabriele ci siamo subito trovati su idee, intenti e progetti, e da lì è nata la costituzione di tutta l'ossatura societaria, perché è chiaro che in due non si riesce a fare tutto il lavoro che c'è dietro le quinte, perché magari è chiaro che gli attori principali sono i giocatori, ma tutto ciò che c'è dietro non viene visto dalla maggior parte della gente. E come è arrivato il contatto con Gabriele Marchesani? Occhio che Gabriele ascolta, eh. Come è arrivato? Siamo stati sempre in contatto. Ho capito, però quello ufficiale. Il primo contatto l'abbiamo avuto quando abbiamo fatto una presentazione ai tempi della Serie A con il presidente di Cosmo, e lui a metà campo ha scambiato la maglia di GM Europovini con quella della Progia. Ci fu un gemellaggio sportivo, da lì siglammo questo patto di ferro che ci portò a salvarci quell'anno. Meritatamente Gabriele ogni volta che era presente faceva da portafortuna, quindi questa è una cosa che ci legava, e spesso insomma ci siamo confrontati telefonicamente anche di persona durante le settimane, e da lì è nata un'amicizia, credo una stima reciproca oltre che sportiva anche imprenditoriale. Quindi è chiaro che avere Gabriele al fianco è stato per me un motivo, oltre che di orgoglio, anche di una certa sicurezza dal punto di vista organizzativo e manageriale, e credo che la presentazione di ieri ne sia la riprova. Cioè, organizzare una presentazione del genere credo che anche a detta di Bianchini, che è stato un ospite degli ultimi giorni, ha detto: io non ho visto queste cose neanche in squadre di Serie A, quindi ti fa capire il livello di organizzazione e anche il livello di staff che abbiamo dietro. E qui vorrei spendere due parole per i nostri collaboratori, anzi vorrei fare un applauso da parte mia per tutti voi al grande lavoro che state facendo, che poi andremo a conoscere. Gabriele Marchesani ha detto ieri, nel corso di questa presentazione che stiamo vedendo, Max Del Conte, mi corregga Presidente se sbaglio, progetto triennale, ma io sono un vincente e voglio riportare Chieti in Serie A. È chiaro che è giusto, non è possibile dire voglio vincere tutto subito domani mattina, quindi è chiaro che Gabriele, essendo prima che uomo di sport un imprenditore, debba fare una dichiarazione su quelle che sono i limiti anche temporali. Poi è chiaro che l'appetito viene mangiando, e nel momento in cui avremo dei sentori di poter arrivare a determinate
idee. E allora ti stuzzico subito Max Del Conte, lo sapevi? Stuzzico subito Max Del Conte perché leggevo su un organo di stampa che state provando a portare a Chieti addirittura subito Lele Rossi, sarebbe un gradito ritorno, Sorgentone lo conosce benissimo, noi tutti lo conosciamo bene, cosa c'è di vero? Questa è la famosa trappola di ieri che tu proponevi a Paoletti, essendo lui giornalista non ci cadeva. Infatti io, ci sei tu e non c'è Paoletti Ma infatti sera. Sto imparando anch'io a rispondere su questo tipo di domande, ma non c'è nulla di particolare se non quella che è nata probabilmente da un'idea giornalistica però vera, che la società di Imola ha dei grossi problemi finanziari legata a delle indagini della Guardia di Finanza su presunte irregolarità di sponsorizzazione. Quindi non siete interessati a Lele Rossi al momento? Non ho detto questo, non ho detto neanche il contrario, però siamo è chiaro che Lele Rossi siamo vigili. Siete vigili, come quindi altri... siete vigili come vigile la società di Chieti Calcio sulla situazione. Esattamente. Altri quando giocatori... siete vigili vuol dire che avete già deciso? No, senior. Ci attribuiscono sempre. I giornalisti sono sempre? Dicevo, ho già sentito i giornalisti. Non dico, ci attribuite sempre qualcosa di non fatto che si farà. Ma non è vero, presidente Di Giovanni, perché io ho dato un dato di fatto concreto. Adesso torno a parlare di calcio. Il Chieti, per quanto mi riguarda, organico alla mano, sto dicendo una cosa seria, era una squadra che doveva ammazzare questo campionato. Doveva fare quello che sta facendo il San Buceto o quello che sta facendo la Juventus in Serie A. Se ha avuto delle difficoltà una volta, due nelle due partite in casa, vuol dire che qualcosa che non va. Cioè, la mia domanda è cercare di capire cosa. Mi ha detto, analisi sia dal punto di vista tecnico, ma anche la risposta è stata vedere se qualche giocatore che doveva essere un nostro riferimento non sta rendendo per quello che doveva rendere. Questa è la risposta. Però le riflessioni le state facendo e quindi abbiamo detto che ci sono riflessioni e lavori in corso in casa Chieti Calcio. Io farei un applauso a Maurizio Formichetti che è appena arrivato direttamente da Foligno. Ciao Maurizio, buonasera. Buonasera Maurizio, però ti puoi accomodare? Guarda. Che show mia voglia mai. Beh, però ti devi sedere, adesso ci devi raccontare il mondiale di ciclismo, ci devi dire com'è andata a Foligno, insomma ci abbiamo da raccontarci un po' di cose. E quindi Max Del Conte ci ha detto che potrebbe essere interessante Lele Rossi, ecco. Potrebbero essere interessanti tutti i senior a questo punto di Imola, tranne gli americani. Tranne gli americani, perché è una società che, come ti dicevo, ha questo tipo di problemi, quindi è chiaro che potrebbe succedere qualcosa nei prossimi giorni. Va bene, torno da Presidente Candeloro, adesso per capire un po' perché tutto l'Abruzzo, ma anche le Marche, perché l'Ascoli ha bussato più di una volta a Candeloro, la considerano come un presidente da invidiare. Cosa ha fatto di così importante? La serietà? Le metropolitane, per un periodo di tempo non potevo neanche più fare la spesa all'Oasi, che dicevano che volevo acquistare l'Oasi, quindi tante cose non sono vere. Poi quando si costruisce un qualcosa, la matrice di conversione si chiama, per prenderne uno o due ne devi guardare 100, non è che al primo colpo tu fai 100. C'è stata una trattativa più seria delle altre, che è quella di Ascoli, e non è Ascoli che ha cercato me, ma viceversa. E sono arrivato tardi di qualche minuto. È una cosa che avrei fatto volentieri per ragioni di piazza, ma anche per ragioni di storia, perché una parte della famiglia di mia moglie arriva da Ascoli e quindi ci sono anche dei legami che non sono solo finanziari, sportivi, economici. Ma lei ci sta praticamente facendo capire, Presidente, che è una grande, oltre ad essere una persona molto seria e stimata, anche una grande forza economica, perché se vuole prendere l'Ascoli vuol dire che è una grande forza economica. Questo significa che il progetto con il Francavilla è di portarlo in quelle categorie in futuro. Si può prendere a debito anche, c'è il debito anche in finanza. Non so. Al di là della robustezza economica, Francavilla certamente ci proviamo. Certo, Francavilla, quello che mi sono accorto dall'inesperienza che avevo l'anno scorso, che si è trasformato in poca esperienza di quest'anno, noi giochiamo a porte chiuse, perché Francavilla non forse il calcio non lo vuole, quindi sia dentro che fuori siamo abituati a giocare da soli. E come va avanti questo binomio? Candeloro che ama il calcio e che ha progetti e pensieri ambiziosi, perché Ascoli è una piazza da 20.000 spettatori allo stadio, e invece lei ha scelto di continuare Francavilla, che non lo dico io, lo dicono i numeri, insomma, a parte le famiglie vanno in pochi a vedere la partita. Non le manca un po' questa piazza importante, diciamo, che nessuno la infiamma? Oggi eravamo per esempio a Vasto, 1.200 spettatori, 600 abbonati,
Non ti dico quanti ne abbiamo fatti noi, o la loro curva di oggi sono i nostri spettatori di tutto il campionato. Però a volte si impara di più, e siccome io ho necessità di imparare perché sono ignorante in materia, si impara di più in piazze di questo tipo. Certo, non puoi spendere degli anni per imparare. Il primo anno centinaia di errori, il secondo mi sembra che ne stiamo facendo meno, e da lì o hai imparato o cambi mestiere. Questo è il racconto. Però nel futuro di Candeloro, oltre a questa collaborazione, partnership, poi il termine tecnico in finanza non lo conosco, l'ha detto prima, non l'ho memorizzato, con il basket di Gabriele Marchesani, hai in mente di portare Francavilla in alto oppure vuole una piazza più calda che ama di più il calcio? Francavilla, se dovesse fare qualcosa di interessante in questo campionato, perché no? Non è un risultato portare il poco o il niente in C, non è più difficile questo che andare in una piazza che già da sé fa tanto e tu devi fare quel tanto più, quindi sarei orgoglioso di portare Francavilla in C e sarebbe un bellissimo risultato. Poi Jack Ma, del signore cinese che ha fatto molto nella sua vita, dice che alla mia età si dovrebbe andare al mare, non fare dell'altro, quindi ho questa terza opportunità se dovesse andare male l'una e l'altra. La vediamo dura questa terza opportunità, presidente Candeloro. Poi parleremo degli obiettivi di questa squadra che ha costruito. Un saluto a Maurizio Formichetti. Ciao, ciao Maurizio, primo flash di ciclismo anche con te, perché abbiamo titolato oggi che Valverde si colora con l'iride e l'Aquila si colora di rosa, perché l'assessore Piccinini, con una nota ufficiale, ha dichiarato che all'Aquila arriverà il prossimo Giro d'Italia. Abbiamo le immagini con te, comincerei con il commento del campionato del mondo. Voto 10 a Valverde, credo sia scontato, lo avevi detto domenica scorsa, era uno dei tuoi favoriti, avevi detto anche Bardet che ha fatto secondo, quindi Moscone che ha fatto quinto. Quindi l'hai presi praticamente tutti, l'hai presi. Maurizio, mi dai un voto all'Italia, al tuo amico Davide Cassani? 5. Perché? Perché, ma io oggi guardando la gara, o meglio vedendola e sentendola un po' alla radio, un po' in televisione, un Giulio Ciccone ci stava benissimo, perché una squadra che al di là di De Marchi e di Brambilla all'inizio, poi la squadra non è che si sia fatta vedere. Puntare troppo su Nibali, io te l'avevo detto che secondo me Nibali non aveva la condizione per questo mondiale, ha preso 6 minuti, non è poco. È l'unico italiano che si è contraddistinto l'arrivo, è stato Pozzovivo, 21esimo. Questo è il momento che abbiamo selezionato, Maurizio, quando a un giro e mezzo dalla fine la nazionale italiana si è messa in blocco al comando del mondiale con Caruso, poi Brambilla, poi Cataldo. C'è Dario pure. Però Dario ha fatto. Scusa. Prego, presidente. Maurizio, ma secondo te la tattica imposta da Cassani, perché se tu hai visto oggi, fino ai meno 25 km, comunque era sempre l'Italia a tirare, a fare il ritmo davanti, secondo me è stata sbagliata, perché chiaramente i corridori si sono consumati prima rispetto agli altri. Secondo me, o no? Secondo me è stato sbagliato mandare in fuga 11 corridori e arrivare fino a 17 minuti, perché su un percorso del genere recuperare 17 minuti fa una fatica bestiale. È normale che l'Italia, puntando tutto su Nibali, ma anche su Moscone, è stata costretta a fare questo lavoro. Purtroppo noi lo facciamo ogni anno e non portiamo a casa il risultato sperato. Secondo me, Maurizio, ti dico la mia, è stata molto intelligente la Francia, perché al di là del lavoro di un paio di gregari, nella salita finale è stata nelle condizioni di poter comandare le operazioni. Poi Valverde ne aveva di più, però avevano Pinot, Bardet a lanciare alla Filippa. Alla fine alla Filippa non ce l'ha fatta, è andato Bardet. L'Italia invece si è ritrovata solo con Moscon, quando gli altri, eccoli qui, li stiamo vedendo a 24 km dall'arrivo, tutto il treno azzurro aveva lavorato e aveva lavorato in questo caso molto sta bene. Tirando Brambilla, no, i francesi nei primi 10 hanno piazzato 3 corridori: Bardet secondo, alla Filippa sesto e il nono Pinot. Questo ti fa capire purtroppo che il ciclismo italiano non ha più quella verve che aveva qualche anno fa, e anche la nazionale quest'anno non è stata quella che il CT Cassani, se ti ricordi, proprio davanti a noi mentre parlavamo con lui, ha ricevuto la telefonata di Aru che si è tirato fuori dalla partita di oggi. Però alla fine, guarda, io quando ho visto che Dumoulin si stava avvicinando, anche se lo sforzo che stava facendo era enorme, ho sperato che potesse vincere lui, perché lo ritengo il corridore attualmente migliore che ci sia nel circuito professionistico. Però sono contentissimo di Valverde, dopo due mondiali gettati al vento con 2 secondi posti e 4 bronzi,
penso che a 38 anni questo corridore abbia raggiunto la pace dei sensi, e mi dispiace molto, e oggi sentendo e leggendo dei commenti di tifosi e quant'altro che hanno un attimo messo in discussione la vittoria di questo grande campione, perché si parla sempre del solito problema. Ma guarda che oggi in telecronaca è stata fatta un'affermazione che credo debba mettere a tacere tutto, Maurizio. 6 casi di doping nell'anno del ciclismo, oltre 50 nell'atletica e in altri sport. Quindi sì, credo però purtroppo Maurizio Valverde comunque sta vincendo sempre, cioè non no, è ma che infatti, è stata la scintilla. Ma infatti io aspettavo oggi. Questa... Invece oggi a me la sorpresa è stata il canadese Wood. Ma Woods è andato forte alla volta, ha vinto 2 tappe, ha vinto la maglia. Ha fatto secondo al Giro d'Italia nella tappa vinta da Team Vellens in Sicilia. È andato fortissimo. Il problema purtroppo, Mauri, lo sai benissimo, che noi in questo sport abbiamo sempre l'ombra doping. Vabbè, ma il problema secondo me, Gabriele, è un altro, che noi oggi siamo, siccome il ciclismo non lo comanda più il corridore, ma lo comandano i preparatori. I preparatori purtroppo fanno degli step, inizio stagione, Giro d'Italia, Tour de France, Vuelta Mondiale. Una volta il corridore iniziava a correre all'Aiguille, perché si iniziava all'Aiguille, adesso si corre già a gennaio in Australia, e poi si arrivava alla Milano Tirreno Adriatico, Sanremo, Parigi Nizza, e poi bene, i corridori di una volta, i Merckx, i Gimondi, gli Adorni, i Taccone, ma anche fino a qualche anno fa lo stesso Bugno, gli stessi Chiappucci, correvano sempre da gennaio fino a ottobre ed erano forti. Oggi purtroppo, come dicevo, arriva Slongo e dice che Nibali deve andare forte solo e semplicemente al Tour de France. Purtroppo i corridori credono molto a questi pseudoscienziati, e il problema è questo. Allora, questo è l'Italia a blocco, poi se magari andiamo un po' avanti, Dino, con le immagini, vedremo l'azione decisiva, che è quella che è stata fatta da Romain Bardet della Francia, ed eccola qui, perfetto. Questo è il momento in cui Moscon ha messo la ruota 28%. Sì, 28%, ha messo la ruota su un pezzo di asfalto non perfetto e ha perso quella pedalata, e poi non è riuscito più a rimanere agganciato a Michael Woods, a Valverde e Bardet. Vai, qui al Tour d'Alps il buon Giulio è arrivato terzo quarto, anzi è stato costretto tra virgolette quel giorno anche a stare vicino a Froome, che gli ha chiesto un aiuto, e questo ti fa capire, secondo me, oggi, al di là del fatto che il CT vede in Giulio un corridore ancora acerbo tatticamente, e l'ha detto davanti a noi, però in questo caso il corridore di Chieti poteva fare benissimo. Voglio fare l'avvocato del diavolo di Davide Cassani, perché non è in studio adesso, non perché io non creda in quello che tu dici di Giulio, però Giulio Ciccone alla gara che è stata a questo punto lo specchio del mondiale, ovvero il Toscana, dove ha vinto Moscon davanti a Bardet, sulla salita sono andati via loro due e Giulio non ce l'ha fatta. Sì, però Giulio stava male quel giorno, aveva la febbre, 38, ma è normale. Ma io adesso non voglio fare una colpa, per me Davide è un grandissimo amico e rispetto molto il suo operato, però visto e considerato il tipo di finale che c'era su questo arrivo, si poteva tranquillamente, anche perché in Italia, Maurizio, non è che abbiamo scalatori puri, tolto Auru che non era in condizioni, e Nibali ha dimostrato che anche lui non fosse in condizioni ottimali. Giulio secondo me avrebbe detto la sua in un finale del genere. E questo è il momento in cui Tom Dumoulin a 1,4 km raggiunge i tre, ma a questo punto il gioco è fatto, perché qui la medaglia è partito all'ultimo chilometro. Sì, ma qui la medaglia al collo già l'ha Leandro Valverde. Bisogna dire una cosa anche a favore di Cassani, che c'erano Nairo Quintana, c'era Uran, c'erano tantissimi corridori che in salita vanno forte, ma oggi sono arrivati dietro. Uran staccato, Nairo Quintana mi sembra che abbia fatto dodicesimo. La cosa bella di questo mondiale in chiave azzurra, Maurizio, e chiudiamo qui perché ci andiamo a rivedere ora la volata di Alejandro Valverde, ma qui siamo all'ultimo chilometro e qui Valverde aveva praticamente già vinto il suo mondiale. Guardate come ha già anticipato il tentativo di, detto in gergo ciclistico, attacco da dietro, la faggianata di Tom Dumoulin. L'anno scorso Moscon, 23 anni, protagonista con Alaphilippe al mondiale, quest'anno 24 anni, altro protagonista su percorsi completamente diversi, è giovane e ha un grande futuro davanti a sé nelle corse di un giorno. Gianni Moscon, probabilmente abbiamo trovato il corridore. La cosa bella di Moscon è che da luglio praticamente non ha più corso, e il nostro amico Alfonso Trilli, che stava sullo stelvio a sciare facendo l'istruttore, ha detto che ha più volte incontrato
Gianni Moscon facendo dietro motore sullo Stelvio. Forse i ragazzi che stanno qua non capiscono che cosa possa, o non conoscono fare tanta fatica, che cosa significa fare dietro motore in pianura a 50-60 all'ora, ma fare dietro motore a 30 all'ora in salita sullo Stelvio penso che sia una cosa fantascientifica. E allora questi sono gli ultimi 300 metri. Io saluterei veramente con un grande applauso il coronamento della carriera di Alejandro Valverde, 38 anni, che dopo medaglie d'argento e medaglie di bronzo ai campionati del mondo, dopo aver dominato tutte le grandi classiche del mondo, in questo modo qui ha vinto il mondiale di Innsbruck. Gli facciamo un grande applauso ad Alejandro Valverde. Grazie a Maurizio Formichetti. Io adesso torno con i ragazzi. Max, a chi diamo il microfono per il primo giro di presentazione? Remo, che può presentare. Vai Remo, dacci una mano tu. Tutto lo staff dirigenziale. Come va Maurizio Formichetti? Lo faccio io la prima domanda. Come va Maurizio Formichetti in bici, dottore? Microfono. Un grande. Ti cresce il naso. Allora, io sono l'ultimo arrivato a presentare. Noi ci conosciamo da tanti anni con il Pescara, quindi ti lascio il microfono e mi devi sostituire. Grazie. Prego, Remo. Allora, abbiamo qui il dottore, le lo divido, un applauso per cortesia. Poi abbiamo Fabio De Solda. Due parole, dottore. Massimo Di Clemente. E il vicepresidente Pierluigi Pennetta. Poi per lo staff tecnico. Poi ci pensiamo noi con lo staff tecnico. Dottore, due parole, dai, come sta la squadra? Visto che... Ma stiamo bene, ricominciamo domenica, io fino a oggi pomeriggio. Come sta Staffieri? Mi guarda con l'occhio. Ieri, domani ricomincia a allenarsi in gruppo, quindi. Clinicamente guarito, classica. Clinicamente fase guarito, vostra, no? Ha una settimana di tempo per dimostrare quello che è Valerio Staffieri. Beh, l'anno scorso l'ho seguito con Teramo, vale tanto Valerio Staffieri, vero? Vero. E che campionato sarà? Io lo chiedo a Roberto Perricci, l'assistente, perché è un campionato che Roberto conosce molto molto bene. Sulla falsalinea di quello che è stato il girone che hai fatto lo scorso anno con Pescara, si riparte, Roberto, lo possiamo dire, da San Severo, favorita lo scorso anno, favorita anche quest'anno? Sì, sicuramente San Severo è una delle squadre più competitive, più organizzate del campionato, e a seguire ci saranno sicuramente 6-7 squadre che faranno di tutto per stare al passo di San Severo. Speriamo di essere una di queste squadre, sicuramente. Perché sorride Staffieri? Staffieri sorride perché voleva andare a giocare a San Severo, però non c'è andato. E allora adesso è costretto a inseguirla. Ah, ok, ho capito. Okay. Sicuramente un campionato di buon livello, come lo è stato l'anno scorso. Sarà sicuramente un obiettivo stare al passo, come hai detto tu, di San Severo, che è una squadra organizzata sicuramente per vincere. Si è rinforzata cambiando alcuni elementi, prendendo elementi molto validi per questo campionato, proprio per fare meglio dell'anno scorso. Hanno perso solo ed esclusivamente l'ultima partita alle Final Four. Ovviamente faccio il mio in bocca al lupo al coach di San Severo. La facciamo tutti, Giorgio a Giorgio Salvemini, assolutamente sì. Per quello che riguarda noi, ovviamente stiamo lavorando per migliorarci giorno dopo giorno e fare il meglio possibile durante l'annata. Ma Gueye hai fatto brutto per quella serie playoff con Pescara di qualche anno fa? Ma io e Gueye ci siamo scontrati sotto il tunnel, però poi adesso siamo amici, vero? Sì, lui non se lo ricorda, ma sicuramente. Hai vinto tu lo scontro? Ovviamente. Dopo li conosceremo tutti i giocatori perché chiaramente sono giocatori esperti per la categoria, ma andremo a capire da ognuno di loro quelle che sono le ambizioni ribadite dal presidente Marchesani, che vuole vincere subito. Conferma, presidente? A me piace vincere, non è detto poi che ci si riesca, però quantomeno provarci, perché altrimenti poi le cose non vanno come dovrebbero. Allora, in attesa del servizio del Teramo, perché è pronto tra un po', Paolo Durante è tornato da poco in redazione dopo l'1-1 tra Teramo e Gubbio, io farei un salto al campionato di Serie D per cominciare a vedere quanto è successo oggi con il quadro grafico dei risultati. Era la giornata dei derby, presidente Candeloro, 2-2 il derby
derby tra Vastese e Francavilla, 2-0 invece per il Giulianova contro l'Avezzano, la sorpresa, Notaresco che non più sorpresa a questo punto, 4 partite, 4 vittorie, 2-0 con la Jesina, mentre Pineto e San Giustese termina 1-1. La classifica dopo 4 giornate vede al comando proprio la formazione abruzzese, Notaresco con 12 punti, poi San Giustese 10, Cesena, Matelica 9, Giulianova 8, Francavilla, Forlì, Savignanese, Sant'Arcangelo 7, Pineto 5, Montegiorgio 4 con la Jesina, Recanatese, San Maurese 3, Isernia, Vastese e Castelfidardo 2, Agnonese, Campobasso 1 punto, Avezzano a quota 0 che ha appena recuperato la penalizzazione. Allora io direi di andarci a vedere il servizio di Vasto, Presidente, e poi commentiamo insieme questo 2-2. Vediamo, Vastese-Francavilla 2-2, Federico Cosenza. Una buona Vastese butta via l'occasione di agguantare i primi 3 punti stagionali contro il Francavilla. Leonetti e Napolano sul rigore eludono un super Banegas con la sua seconda doppietta negli ultimi 2 turni, regala un pareggio prezioso ai giallorossi. Andiamo per ordine, Palladini causa infortunio di D'Alessandro, cambia modulo con diverse novità. Capitan Fiore va in panchina e lascia la fascia a Vito Leonetti, prima da titolare per Jarocci in difesa, in un inedito 3-5-2 con Napolano schierato sulla linea dei centrocampisti, attacco con il numero 9 Barese Giampaolo. In casa Francavilla tutti presenti tranne Sanchez per infortunio, Cruz e Bedin per squalifica. Per i giallorossi solito 4-3-3. Passiamo alla cronaca. Il primo spunto è per gli ospiti all'assesto con una conclusione da fuori di Banegas, tutto facile per Morelli che blocca il tiro del numero 10. La Vastese risponde con una discesa di Stivaletta al settimo, il suo cross attraversa tutta l'area pericolosamente. Al nono minuto la Vastese passa, punizione di Napolano, Leonetti di testa in sacca per il vantaggio liberatorio dei biancorossi 1-0, per l'attaccante Barese il quarto gol in altrettante gare. Al sedicesimo Vastese ancora pericolosa, Colarieti illumina per il numero 9 biancorosso che non trova la porta da 2 passi. Al diciannovesimo De Costanzo viene fermato in fuorigioco, palla al centro ma il gol viene annullato. La Vastese è nuovamente pericolosa al 22esimo con Leonetti che calcia di prima intenzione, spacca, respinge in difficoltà. Al 25esimo è Stivaletta a calciare da fuori per i locali, il suo tiro non desta problemi all'estremo giallorosso. Al 35esimo Francavilla vicinissimo al pareggio da palla proveniente da corner e Napolano che salva sulla linea su colpo di testa di Cafieri. E questa di fatto l'ultima occasione degna di nota della prima frazione che va in archivio sull'1-0 dei biancorossi. Nella ripresa la Vastese ha subito un'occasione, Giampaolo al primo minuto viene esteso in area di rigore da Cafiero, per il direttore di gara Gallipò di Firenze non ci sono dubbi, assegna il penalty, sul dischetto va lo stesso numero 10 che spiazza, spacca, 2-0 e partita in discesa per gli aragonesi. Alla 12esimo la Vastese sfiora la terza rete con Leonetti che recupera la sfera e prova dalla distanza a sorprendere uno spacca fuori dai pali, reazione immediata degli ospiti sul capovolgimento di fronte, Banegas inventa per Costanzo che incredibilmente manda alto da posizione favorevole. Al 25esimo Banegas su punizione accorcia le distanze con un capolavoro, il numero 10 disegna una traiettoria imparabile per Morelli, da rivedere a rallenti la conclusione del giocatore in maglia giallorossa. La Vastese accusa il colpo, ospiti vicino al pareggio al 30esimo con un tiro cross di Sanseverino che si stampa sulla traversa. Al 31esimo annullato un gol al Francavilla a Palumbo su assist di Di Giovacchino per una dubbia posizione di fuorigioco. Si salva la Vastese, spingono i giallorossi che al 33esimo con Banegas vanno vicini al pari nuovamente. Al 36esimo Napolano prova a suonare la sveglia per i suoi, spacca, si rifugia in angolo. Il Francavilla continua a spingere, al 45esimo trova il gol del 2-2 con un velenoso mancino ad incrociare di Banegas, doccia fredda per i biancorossi che assaporavano già la vittoria. Dopo 5 minuti di recupero la partita termina con un pareggio che sa di vittoria per i giallorossi e di beffa per gli aragonesi. Ci siamo tornati in diretta, abbiamo visto i riflessi filmati del derby, parlavamo con il presidente Candeloro, le forti proteste vostre in occasione del gol dell'1-0 e poi la mancata convalida del gol del 2-2. Tra un po' andremo a rivedere intanto il gol dell'1-0 della Vastese, ci sono state proteste per un'eventuale posizione di offside. Ma al di là di quello, adesso lo vedremo tecnicamente, la Vastese è una grande squadra che ovviamente aveva
una tara psicologica dovuta a un punto nelle tre partite precedenti e quindi abbiamo fatto fatica, però per una volta io sono sempre parco di lodi per la mia squadra, devo dire che si è dimostrata ancora una volta coriacea, resiliente, quindi non si dà mai per vinta. Fino al 70, al 70esimo è stata Vastese, ma poi abbiamo recuperato due gol. Questo è il gol dell'1-0, però chiaramente parte prima l'immagine, sì, rispetto al, quindi non possiamo dare un giudizio, però le proteste sono state veementi, soprattutto da parte di Cafiero. Sì, sì. Ma è contento di questo pareggio, Presidente? Beh, io credo che altre squadre faranno fatica lì a Vasto, un po' perché, come dicevo prima, è una piazza ambiziosa e quando c'hai 1200 spettatori in una curva da C, se non di più, faranno fatica tutti. Certo, forse l'occasione più grande che abbiamo perso, non abbiamo perso a Quara, abbiamo perso a Campobasso, abbiamo finito in 10, però credo che sia una squadra che man mano si accorgerà di essere forte, man mano si accorgerà di avere un paio di fuoriclasse per la categoria e altri buoni giocatori, e quindi sono molto ottimista. Posso fare una domanda? Come no? Io e lei siamo tutti e due soci della Fondazione Aria. Che bello. E io la conosco come un uomo di cultura, d'arte. Ma perché ha scelto di fare il presidente del calcio? Ah, perché se fosse tutto razionale nella vita sarebbe anche monotono, quindi all'interno di una vita di razionalità fare tre o quattro cose strane così, e poi ti serve anche a farti riapprezzare quella razionalità che ti ha stancato e a fartela apprezzare di più, quindi ogni tanto gli estremi servono per rimetterti a centro. Intanto, Presidente Marchesiani, diamo il finale. Il Foggia è andato a vincere per 3-1 sul campo del Benevento, perdeva 1-0, 3-1, e quindi questo è un risultato importante. Il Foggia leva il segno meno nella classifica, il Benevento, certo, prossimo avversario sabato del, quindi, Pescara. Quindi vuol dire che domani sera festeggeremo il Pescara al primo posto in Serie B. Deve vincere a Padova, se dovesse vincere Pescara da solo al comando del campionato. Questa è la classifica del campionato di Serie B. Maurizio, prima di tornare, sì, con te a parlare del ciclismo, perché so che ci devi lasciare oggi per te, è stata una giornata lunghissima e di viaggi, volevo chiederti di darmi una mano con il presidente di Giovanni per la situazione del Chieti Calcio. Allora, premetto una cosa, io sono sincero, io ho troppa amicizia e stima Filippo, degli altri dirigenti. No, io in privato più volte ho consigliato al presidente di fare delle scelte diverse anche da un punto di vista tecnico. Io non voglio entrare in merito a quello che è successo oggi, a eventuali decisioni che la società potrà prendere, è un problema della società. Certo è che io non scambierei il mio ruolo con il suo, perché Chieti purtroppo viene da anni di delusioni, c'è una forte richiesta di tornare in un calcio che conta, ed è normale che quando perdi delle partite, così come abbiamo perso oggi, perché io mi sento teatino al 100%, 3-2, è normale che il malumore si scatena. Purtroppo questa squadra è un pochino la bestia nelle vecchiette, perché anche in Coppa Italia poi c'è stato il ribaltone. E quindi che consiglieresti? Ma consiglierei di prendere una decisione con ponderazione, perché oggi la partita è terminata da poco tempo. Domani io consiglio al presidente di fare una riunione tecnica con i suoi collaboratori. L'ha già fatta. Beh, a me mi è arrivata una voce strada facendo che la decisione forse l'hanno presa, però adesso forse poi sarà lui che dovrà dire se è vero o non è vero. Questa parte avrà, ha detto anche bene l'uccellino che è arrivato a Maurizio Formichetti, presidente di Giovanni? Ma guarda, Maurizio, da uomo di sport con una grande esperienza, sicuramente più lunga della mia nello sport a 360 gradi, credo che ha indicato con chiarezza il percorso, che è sicuramente quello della ponderazione. Io penso che sicuramente noi questa sera ci siamo visti, però io come metodo di lavoro nella mia vita, nelle mie aziende, in tutto ciò che ho fatto, mi sono sempre dato la regola che le decisioni non si prendono mai a caldo. Sicuramente c'è un problema, e questo è sotto gli occhi di tutti, che si traduce poi nella mancanza di un risultato, e sicuramente la posizione della guida tecnica, come è giusto che sia, verrà messa in discussione.
Poi però io ripeto, non è l'unico problema. Come che sta Leccese? Qual è male la situazione? Male? Purtroppo Luciano non sta bene in e quanto... Che fate lì? Che decisione prendete? Beh, io adesso sto aspettando il referto di un esame clinico che faremo domani mattina. Lì purtroppo il problema di salute che lo affligge da qualche mese non sembra essere superato, anzi piuttosto sono emerse delle complicazioni in questi ultimi quindi? Giorni. Quindi io sono speranzoso che la situazione possa risolversi, però da quelle che sono le indicazioni dei nostri consulenti ortopedici sembrerebbe che per il ragazzo si prospetti un periodo di stop abbastanza lungo per trovare una sistemazione definitiva del problema. Quindi che intervenite sul mercato degli svincolati? Se la situazione dovesse essere questa, credo di sì. Chi c'è libero? Ma guarda, noi, e io in questo mi permetto di riagganciarmi al discorso che ha fatto Maurizio, a Chieti si viene da troppi anni e troppe stagioni nelle quali i discorsi sono stati fatti con approssimazione. Noi quest'anno abbiamo cercato innanzitutto di dare alla città una società sportiva e che se ne dica, questa è una società che funziona e che ha messo in campo un progetto per fare calcio a 360 gradi. Allora, nel momento in cui mi chiedi chi c'è sul mercato, io ti dico che sul mercato italiano è difficile, a meno che di non fare investimenti clamorosi, reperire calciatori tra gli svincolati in questo momento. Noi, la nostra prospettiva di investimento in questo momento, in questa fase della società, è una prospettiva che sta guardando molto sul mercato dei vivai giovanili esteri, specialmente il mercato spagnolo, e lì abbiamo più di un'opportunità che è sicuramente al vaglio dei nostri tecnici e di chi segue la parte di mercato, e probabilmente nel momento in cui per Leccese si dovesse prospettare uno stop sarà lì che interverremo. Perfetto. No, il problema del Chieti e della società e della città, che vedi, Nereto è una squadra forte, importante, però è un paese raccolto attorno a questa squadra che non ha mai fatto campionati importanti, o lo stesso San Buceto, lo stesso... Allora è normale che a Chieti ci sia una pressione maggiore su questo fatto. Io mi auguro che loro torneranno a trovare una quadra attorno a questa squadra. Sai qual è il problema, Maurizio? Che la pressione che c'è addosso adesso e che c'è addosso ad una società, perché adesso una società si vede, ci sono dei ruoli, c'è una divisione di compiti, c'è anche una capacità di analisi che va oltre il semplice dato togli una pedina e sostituiscila con un'altra. Sarebbe troppo semplice affrontare così. È che noi siamo caricati di un'aspettativa enorme data dal fatto che per troppi anni non c'è stata chiarezza su quello che si faceva dentro la società del Chieti Calcio. Allora, tolta la parentesi nella quale insomma si è ripartiti due anni fa insieme anche all'amico Giulio, ma negli anni precedenti era un andare all'avventura giorno per giorno senza guardare una prospettiva e un piano. Noi un piano abbiamo cercato di metterlo in campo. Però c'è il però che questo passato incide molto sul presente o anche sul futuro, perché giustamente il tifoso del Chieti, memore di ciò che è successo... Incide perché questa è una piazza senza serenità. Lo so, ma perché c'è stato un passato non sereno? Allora è Maurizio, che... il presidente è stato chiaro, è stato, io credo che entro metà settimana qualcosa verrà fuori, non so se dal punto di vista tecnico dell'infermeria, comunque società fortemente intenzionata a risolvere le cose che non vanno. La chiudiamo così? Assolutamente, la risposta va data. Allora Maurizio, prima di venire da te con flash della tappa dell'Aquila e poi tutto lo spazio per conoscere i giocatori, dal presidente Candeloro vorrei affidare il commento su questa bella realtà notaresco nata dalla fusione con il San Nicolò, prima in classifica, 4 partite, 4 vittorie, possiamo vedere i gol, insomma qual è il segreto secondo lei del presidente Di Giovanni? Ma tante volte la complessità serve per partire, ma la semplicità poi è quella che fa ottenere i risultati. Intanto il San Nicolò ha fatto sempre dei bei campionati, salvo l'anno scorso, e quindi l'humus c'era. E poi un paese, come dice Maurizio, raccolto attorno a una squadra fa la differenza. Oggi c'erano
520 persone lì, e quindi anche questo aiuta a ottenere risultati, aiuta una carica che è una città più grande, con un glorioso passato, è ben più complicato e difficile. E questi sono i gol, il primo l'abbiamo visto in colpo di testa, il raddoppio è arrivato direttamente dal dischetto, la cosa che mi ha sorpreso è proprio l'esultanza di tutto un paese intero per questo momento particolarmente positivo. Tornerò tra poco ancora con il calcio e con il presidente Marchesani per conoscere adesso tutti i ragazzi. Presidente, e il coach Sorgentone ci dirà un po' le caratteristiche dei singoli giocatori. Maurizio, ci devi lasciare, ti affido Flash il compito di raccontarci questa tappa dell'Aquila, del prossimo Giro d'Italia, ufficializzata l'altro ieri o tre giorni fa dall'assessore allo sport Alessandro Piccinini. Beh, a voi, sarà ufficializzata in primis da te. Va bene, ma io non ho voce in capitolo per merito. Non ho voce in capitolo per ufficializzare io. Diciamo che la tappa dell'Aquila è nata a marzo dell'anno scorso, una cena io, tu e l'assessore Piccinini qui a fianco al ristorante Iacone. Io poi ho continuato su questa mia idea con RCS, con cui collaboro dal 2006. C'è stato un momento in cui il direttore del Giro non era proprio favorevole a portare il Giro all'Aquila, perché una traccia della gara lui l'aveva già in mente. Proprio quella sera che ci fu il premio Pratola, io sono stato a cena con lui fino a... Brillantemente premiato Maurizio Formichetti. Sì, sono stato premiato, sempre fuori Chieti mi premiano però. Mai a Chieti. A proposito di Pratola, Colella è esonerato? Beh, si è perso pure oggi 4-1, era in bilico se restare. Qui eri un po' in difficoltà. Sì, ero in difficoltà qua perché tu me ne avevi forte in quel giorno in salita, io arrancavo. Ma è la verità. Quindi tappa là, ci puoi dire qualcosa del percorso? Ma guarda, io ho studiato un percorso però che non è... non che la RCS non gradisce, perché il percorso che io ho pensato viene sui 230 km e loro non vogliono superare i 180. Ma metterai qualche salita prima di arrivare all'Aquila? Il percorso che ho fatto io ci sono tre salite importanti. Spiagge poi? Spiaggia, poi ce ne stanno. L'abbiamo fatto insieme quest'estate. Però, dove ti ho staccato? Sì, dove mi hai staccato. Sì. E il problema è che non mi vogliono ascoltare perché hanno anche le loro esigenze. Perfetto, grazie Maurizio Formichetti, grazie, lo salutiamo con un applauso. Tutti gli altri servizi di Serie D, compreso il derby Avezzano-Giulianova, li potete vedere sul nostro canale YouTube www.rete8.it, andate a cercare il canale YouTube, la playlist della Serie D, li trovate tutti. Presidente Marchesani, vogliamo adesso andare a conoscere un po' tutta la squadra, vorrei che lei lanciasse un messaggio a Sorgentone, al coach, su quello che vuole la società, così poi il coach ci presenta tutti i giocatori. Ormai col coach Sorgentone, con Domenico, non ci dobbiamo lanciare più nulla perché abbiamo detto già tanta roba. Tanto Maurizio, che Maurizio saluti tutti. Stile stadio, ciao Maurizio, grazie. A posto. Perfetto. Benissimo. Il bello della diretta. Quindi io darei veramente la parola a Domenico Sorgentone. Perfetto, in modo tale che presenti tutti i ragazzi. Microfono a coach Sorgentone, ci presenti un po' tutta la squadra, coach. Allora, e soprattutto cosa chiedi a questi giocatori, vorremmo capire. Cosa chiedo individualmente? Voglio dire, io faccio riferimento a una cosa che ho sentito molto intelligente da parte del presidente Candeloro, quando ha parlato del Pescara dicendo ormai sono tanti anni che vive determinate situazioni per cui ha creato i cromosomi giusti. È il vissuto che fa una squadra. È il vissuto che fa una squadra, e noi abbiamo iniziato il nostro vissuto da un mese e mezzo. Quindi sconfitte, schiaffi in faccia, vittorie, bei momenti, brutti momenti faranno parte del vissuto, e il vissuto rende una squadra vincente. Detto ciò, non parliamo di cosa chiediamo individualmente ad ogni giocatore, ma è importante che ogni giocatore rinunci a qualcosa del proprio ego per far sì che ci sia un gioco di squadra, che ci sia un'anima di squadra, come ho detto ieri alla presentazione. Poi la retorica su questi argomenti, no, la possiamo... Ma poi vedi, coach, Bianchini ieri, Valerio Bianchini ha usato un termine che a me è piaciuto molto, ha fatto vedere la mano, ha detto le singole dita della mano sono molto deboli, se le chiudiamo e diventa un pugno, diventa molto forte. Lui è un grandissimo comunicatore, lo è sempre stato, tra l'altro questa è una
Questa è una, diciamo, un esempio che viene usato da secoli quando si vuol esaltare il concetto di gruppo, no? Le cinque dita valgono poco, se si chiudono diventa un pugno ed è normale che fa molto più male, resiste molto di più, è molto più forte, eccetera eccetera. Però le stesse cose si possono dire in modi differenti, per cui è il concetto di squadra. Io sono sempre stato del parere che negli sport di squadra il singolo conta molto nel calcio, probabilmente perché è risolutivo nella partita. Se c'hai, come si chiama quello che ha preso la Juve quest'anno, Cristiano Ronaldo, si chiama Cristiano Ronaldo. Bene, ecco, quello mi dico che sia uno abbastanza risolutivo, anche con un bel conto in banca. Nel calcio anche quelli meno risolutivi hanno un bel conto in banca, quindi dire, no? Per cui lì è un po' più casuale. Da noi le cose devono funzionare alla perfezione, gli spazi sono piccoli, l'atletismo è elevatissimo, il secondo in più o in meno fa la differenza. Una pallacanestro che è sempre molto più fisica, molto più atletica, molto meno fra virgolette arbitrata, cioè con un gioco sempre più duro, sempre più massiccio. Per cui non ci allunghiamo oltre. Vai. Partendo dall'alto, Gianluca Di Carmine, lui è una classica ala. Facciamo vedere Gianluca inquadrato in alto, cavallo, a destra. A cavallo dei due ruoli di ala, cioè alla piccola o alla grande. Giocatore abruzzese, tra l'altro, io l'ho già allenato. Affianco a Filippo Fognini, vedi? Eccolo lì, Gianluca Di Carmine a fianco a Filippo Fognini. L'ho già allenato per 2 anni ad Ortona. Fabio Fognini, chiedo scusa. E a fianco a lui, Edoardo Di Emidio, playmaker. Di scuola di nascita. Rosetana, poi venuto molto presto a Chieti, tra l'altro lo stesso anno in cui sono arrivato io qui a Chieti. E ha fatto il suo percorso nella precedente società chietina per poi andare in giro prima a Palermo, poi a Bisceglie per 2 anni e tornare quest'anno alla base. Luca Berardi, chietino, l'anno scorso faceva parte della squadra di D che ha vinto il campionato, lui è un under, sta dando un notevole contributo e apro una parentesi perché spesso e volentieri rimangono ultimi, no? Io devo dire che quest'anno invece stiamo avendo un grande contributo da parte di tutto il gruppo Under, che andrò a presentare poi andando avanti, partendo da Nikola Mijatović, bosniaco 2001. Siamo coetanei. Siete coetanei? Anch'io, qualche anno, pochi anni in più, sì. E per poi andare avanti, questo non è un Under. È uno smangueie, è diciamo l'antitesi dell'under, giocatore esperto, giocatore. Posso permettermi di dire un lusso per la categoria? È un giocatore sicuramente molto importante per la categoria, giocatore fisicamente tosto, buonissimo tiratore, quando trova i pertugi giusti sa anche arrivare al ferro in modo veramente di potenza, ecco, per non dilungarmi più di tanto. Vladislav Bansevic, io lo chiamo Vladimiro, è l'ultimo arrivato, è 2002, anche lui coetaneo. Ha 16 anni, è coetaneo anche lui. Anche lui coetaneo, bielorusso, andando oltre Lele Sigismondi. Sigi per noi è uno dei tanti under di cui ti parlavo prima, uno di quelli che ci stanno dando la possibilità di essere comunque competitivi, nonostante i vari infortuni che stiamo sopportando finora. Sempre nell'ambito degli under, Luca Cassano, che diventerà chi? Un teatino per una serie di motivi, pallacanestro, studio e tutto il resto. Proseguendo con gli under, qui c'è uno di Roma che proprio under non è, ma insomma non è neanche vecchio, che è Staffo, Valerio Staffieri, lo scorso anno a Teramo. Giocatore secondo me tatticamente molto importante, il classico giocatore in grado di far terzare un quintetto e giocare alto, giocare grosso, o in grado di farti abbassare il quintetto giocando il numero 4 e quindi aprire di più il campo, eccetera eccetera eccetera. Tutte cose che da questa settimana un po' alla volta cominceremo a lavorare e a preparare, da quando sarà realmente poi reinserito nell'allenamento completo della squadra. Sempre reduce dall'infermeria abbiamo Milo Milojevic,
Anche lui Teramo. Detto Boghi, fa Montegranaro prima, Teramo lo scorso anno, giocatore atleticamente importante, noi qui siamo scomodissimi perché c'ha un piede di circa 70 centimetri che quindi non ci permette la seduta vera. Infatti propria. Abbiamo coach anche io e lei lo stesso numero di scarpa, oltre a essere coetanei. Perché ti accomuni sempre? Ma perché lei si è accomunata a me prima? Scherzo, ovviamente. Lui ha avuto delle problematiche, nell'ultimo periodo è andato un pochino a spizzichi e bocconi, un pezzo d'allenamento qui, un pezzo di partita lì, adesso sta un pochino risalendo, abbiamo ricominciato ad avere qualche buon segnale da parte sua e secondo me è un giocatore come tutti gli altri che ho finora presentato, che darà un grande contributo e avrà un'importanza notevole in questa squadra. Combatto il torcicollo, Enrico Pappalardo, proveniente dalla squadra di Barcellona di Patti, dove è stato fino allo scorso anno, lui è siciliano, arriva con noi, viene ad irrobustire il reparto lunghi, giocatore che sta dando un discreto apporto, se devo essere onesto, anche al di là di quello che magari ci si poteva aspettare. Così potenzialmente nelle previsioni eccetera, e questo gli rende assolutamente merito. Proseguo. Ah, era nascosto, vabbè. Daniele Cocco, chietino anche lui, uno di quelli che faceva parte della squadra che lo scorso anno ha vinto il campionato di Serie D, sta andando bene, giocatore che sta facendo dei progressi notevoli, questo gli va riconosciuto e noi glielo riconosciamo quando li merita, così come ogni tanto qualche urlo se lo becca, ma devo dire che questi ragazzi hanno la propensione a prenderne pochi di urli finora, quindi positivo per loro, ma merito loro soprattutto. Ah, lei puoi saltare, non lo conosciamo, andiamo dopo, ci parliamo dopo con lui. Ci parliamo dopo, ci parliamo dopo, dai. Ci parliamo dopo, è il capitano, ci parliamo dopo. Non ne parlo, anche perché sarebbe la 150.000esima volta. Ne parliamo dopo. Davide Meluzzi, lo scorso anno in A2 a Tortona. Ne ha fatti pochi di punti in precampionato. Davide? No, ha fatto punti, però a noi piace la pallacanestro a 360 gradi. Oggi te la segno, domani te la passo, dopodomani te la difendo, ci piace diciamo che tutti siano giocatori diciamo a più facce, poliedrici, capaci di dare contributi in tanti sensi, e credo che Davide sarà in grado di farlo, anche perché fisicamente è un giocatore di piccolo, ma uno di quei torelli capaci di dare battaglia, quindi deve stare nella testa il fatto di poter dare sempre battaglia sulla lunghezza del campo, no? Lui è un giocatore che può determinare molte difficoltà. Però se dovesse fare 25 punti a partita non dispiace? Quando si distribuisce il gioco e si distribuiscono i punti non dispiace mai di nessuno. Io personalmente preferirei avere 7 giocatori a 12 punti. È una cosa che mi piace sempre molto di più, e poi rende molto più vincenti le squadre, perché quando le opzioni sono 2 le squadre vincono, se va bene, qualche torneo estivo, non vincono altro, ma distribuire gioco, soluzioni di punti eccetera, secondo me è un punto d'arrivo. Rizziero Ponziani, si tocca la spalla. Si sta toccando la spalla, ma devo dire che ha fatto stasera una discreta partita, sta andando avanti rispetto alle ultime prestazioni, poi lui dovrà essere in grado di darci l'impressione che ci sia continuità in queste cose qui, perché lui può permetterselo, cioè un giocatore che ha, come si suol dire, il pane da poter masticare, quindi deve dimostrare di saperlo addentare nel modo migliore possibile, e lui gioca da centro, da numero 5, lavoriamo tanto perché capisca che è un ambidestro, perché in effetti lo è, poi tante volte magari no, c'è bisogno di fare dei lavori specifici, di fare dei lavori individuali perché queste qualità vengano allenate, riscoperte, scoperte eccetera eccetera.
vado oltre, c'è qualcuno nascosto, no? Mi sembra di aver allora mi dai il microfono per fare, anzi no coach, la domanda lei non se la scappa, lo sa, sì. Io lo beh, qui per rispondere. Ecco appunto, perché Max Del Conte parlava delle difficoltà di Imola, no? Ad inizio trasmissione. Sì. Voi avete la possibilità di tesserare ancora un senior perché avete una squadra molto giovane, avete uno spot ancora. Noi abbiamo una scelta. Avete uno spot che ci ha fatto pensare quest'estate di partire con l'idea di non occupare tutti gli spot di senior, quindi abbiamo sei senior, abbiamo però under di buon livello, che... No, ma la mia domanda è che avete comunque a disposizione, potete utilizzarlo, no, non è un obbligo, ancora un tesseramento senior. Certo. La mia, io vado subito al sodo della domanda, vi piace Lele Rossi che ha avuto tante volte? Rossi è un giocatore che ricordo sempre con tanto affetto, siccome poi qui non dobbiamo giocare a carte scoperte perché le domande che hai fatto a Max le ho sentite, io c'ero, quindi è inutile che ci giriamo attorno e ti dico una risposta molto secca e molto precisa, la squadra che io ho allenato è questa qui, li vedi tutti qui, quindi io domani... Dopodomani inizierà, domani facciamo video noi allenatori. Dopodomani inizieranno il lavoro loro, questo lavoro ci porterà alla partita di domenica in un campo fra virgolette molto molto tosto, tra l'altro un campo derogato dove non si potrebbe neppure giocare e di conseguenza noi pensiamo a quello. Io penso che se oggi ho ottenuto 5 o 6 devo cercare come ottenere 6 o 7 dopodomani e magari 6 e mezzo. Lele Rossi l'ha sentito più da quei tempi che furono? Assolutamente tante volte. No. Lui, Andrea Raschi, Stefano Raiola e tanti Picchio Feliciangeli. Visto tanti che dico, altri parliamo ancora. Sempre C, che dico tutte e due le cose che anche coinvolgo sempre Sorgentone, Lele Rossi ci fece il gavettone a Mantova in quella partita, se lo ricorda? Sì, io ero rintanato in spogliatoio. C'ero anche quella... io. Dopo quella, è strano perché non entrò nessuno perché era un po' feroce dopo quella partita lì, quindi sei stato fra i pochi ad essere. Però ci ho preso l'acqua, ho fatto tutto il viaggio di ritorno bagnato. Ah, vabbè, non è colpa di Lele Rossi e di Stefano Raiola. Vabbè, voglio dire, colpa o merito, poi vabbè. Bisogna, ecco, insomma, bisogna bisogna poi capire. Toccherà i dirigenti, però adesso voglio ascoltare Capitan Gialloreto. Abbiamo già detto ieri in presentazione di questo ritorno a Chieti, hai una grande responsabilità, la città, virgolette, ti ama sportivamente parlando. Speriamo. Come no, lo dicono, mi ricordo i cori per Gialloreto. Chieti 2, lo chiamiamo così, questo il ritorno, come lo vedi questo progetto? C'ero in Chieti 1, me lo ricordo, quindi andò bene. Chieti 2 è partita con... ma non la voglio neanche chiamare Chieti 2, cioè, il nome che gli hanno dato è bellissimo secondo me, Teatro no, Basket, io anche il simbolo. Il ritorno per fare sì, il tiro, sul ritorno, ok, però ti dico che partirà con grandissimo entusiasmo, noi l'abbiamo subito percepito, è un'avventura che siamo solo all'inizio, quindi è difficile dare un giudizio su dove potremo arrivare. Sicuramente dopo un mese e mezzo loro, lo staff dirigenziale, non hanno fatto un lavoro incredibile. Ieri, come diceva Max, ieri è stata la dimostrazione, sì, che hanno capacità manageriali di altissimo livello e noi dobbiamo solo cercare di ripagare quello che loro stanno facendo fuori. Ti chiedo una cosa, la stessa domanda che ho fatto a Roberto per Ricci prima, perché Roberto era a Pescara l'anno scorso, tu eri a Fabriano e quindi conosci molto bene il girone. Da giocatore, secondo te, questa Chieti dove si può collocare in quel girone? Girone che chiaramente conoscono anche Di Emidio, Ponziani, Di Carmine e Staffieri. Ormai è detta da tutti che... ripetiamo sempre che San Severo alla fine è quella che ha speso di più, è quella che ha allestito il roster più lungo, più competitivo e più esperto. Poi c'è sempre il campo a dare il giudizio finale, però sicuramente poi c'è un elenco di squadre, delle altre squadre che potrebbero entrare nella griglia playoff, ma poi anche se entri nella griglia playoff comunque poi c'è un'altra formula che ti va a far incrociare con altri gironi, quindi non lo so, io dico sempre vediamo il giro di boa
a gennaio, quando inizia il girone di ritorno, vediamo come si struttura il campionato e poi diamo un giudizio. In bocca al lupo a te e a tutti i ragazzi. Vedi, io prima di andare in fascia pubblicitaria torno dal presidente Marchesani, perché ieri una delle stelle della presentazione è Nicola Rizzoli. Abbiamo tre minuti prima di andare in pausa pubblicitaria. Com'è nato questo legame con Rizzoli e poi andiamo a ascoltare. Beh, ormai con Nicola ci conosciamo da qualche anno, sono circa 3 anni, e il legame è nato grazie al calcio, e dopodiché siamo diventati ottimi amici. Abbiamo qualche cosa insieme da qualche parte. Attività. E quindi c'è una stima reciproca tra me e lui. È un personaggio di spicco notevole nel mondo dello sport. Ricordiamo che il designatore arbitrale di Serie A, ormai dall'anno scorso, è stato uno dei migliori arbitri nel mondo, premiato per ben 2 volte. Ha diretto la penultima finale di Coppa del Mondo tra Argentina e Germania, finale di Champions. Cioè, parliamo di un personaggio strutturato, insomma, di valore assoluto. Le vogliamo andare ad ascoltare le parole di Rizzoli? Assolutamente sì. Ascoltiamo Nicola Rizzoli e poi andiamo in fascia pubblicitaria. Nicola Rizzoli, designatore della Serie A di calcio. Nicola, insomma, l'Abruzzo è regione di sport, con il presidente Marchesani ora rilanciato anche il basket. Beh sì, l'ho detto prima, Gabriele ha questo veicolo per trasmettere energia, trasmettere passione, che è la cosa più importante, che fa muovere lo sport, e soprattutto è il modo migliore per trasmettere il concetto di vittoria. Lui sicuramente creerà un gruppo vincente, poi dopo è chiaro che nello sport si vogliono sempre i risultati. Mi sembra si stiano organizzando bene per fare una bella battaglia, un bel campionato. Parliamo un po' di calcio, dal Maracanà, finale mondiale, finale Champions, ad andare dietro la scrivania, ovvero fare il designatore. Insomma, qual è più difficile dei due, arbitrare o scegliere chi deve arbitrare? Ma scegliere chi deve arbitrare in realtà non è complicatissimo. Far crescere un gruppo, una squadra, trasmettere un concetto di gruppo, che non è limitato al gruppo ma ha dei valori di squadra, è una cosa molto importante. Da lì in più farli crescere tecnicamente, riuscire a farli diventare degli ottimi arbitri, utilizzare uno strumento tecnologico che è innovativo e che ha bisogno chiaramente di fare ancora esperienza, è la cosa più difficile. Quindi non è la designazione la cosa più complicata, ma la gestione della squadra. L'ultima, Rizzoli in corso della nostra presentazione ha ricordato i brividi del Maracanà, ci vuole raccontare? Finale mondiale. Beh, bisognerebbe un attimino chiudere gli occhi e rivivere quel momento, quando per un arbitro credo che sia il momento più importante, cioè l'ingresso nel terreno di gioco. Se uno immagina quelle che potevano essere le tensioni di 2 nazioni come la Germania e l'Argentina, io ho avuto la fortuna di potermi girare e vedere Messi e Lam guardare il campo concentratissimi, così come gli altri giocatori. Nel momento in cui cominci a camminare, fai il primo passo verso il Maracanã, che lo senti silenzioso, e appena ti vedono entrare sul campo esplode un boato incredibile. Credo che sia una delle emozioni più belle da ricordare della mia carriera, senza dubbio, e trasmette tanta energia ancora oggi. E queste le parole del designatore Rizzoli. Dopo, presidente, nell'ultima parte ci aiuterà a conoscere tutti i dirigenti. Questa volta farà Marchesani il giornalista, perché farà un po' di domande. Voglio anche conoscere tutto il progetto del settore giovanile con il responsabile. Benissimo. Luca Cinquegrana. Dopo la pausa pubblicitaria andiamo a vedere come è andato il pareggio tra Teramo e Gubbio. Eccoci, siamo tornati, andiamo a vedere allora subito il quadro grafico dei risultati del campionato di Serie C, con il pareggio 1-1 del Teramo in casa contro il Gubbio. Nel primo tempo il vantaggio dei padroni di casa, poi il pareggio del Gubbio nella ripresa. Questo è il quadro completo, con una classifica che vede, dopo 4 giornate di campionato, il Teramo che ancora non riesce a centrare il successo, 3 pareggi e dunque 3 punti in classifica comandata dalla Fermana con il Pordenone. Presidente Candeloro, tra le tante società, abbiamo detto, c'era stato anche il Teramo un po' in trattativa quest'estate con lei. Al di là del perché non è andata in porto la trattativa, se vuole ce lo può dire, se no andiamo avanti. Ce lo può dire perché non è andata in porto? No, ormai dimentico velocemente, data l'età, quindi non mi ricordo perché non è andata in porto. Glissato molto bene, presidente Candeloro, però come lo vede sportivamente questo inizio di stagione del Teramo? Ma quando non si vince dall'anno scorso in marzo non è mai semplicissimo. Però mi sembra che questa sia una squadra più fresca e quindi avrà qualcosa da dire, e non rischierà magari di arrivare all'ultimo secondo dell'ultima partita per salvarsi, almeno lo spero. Andiamo a vedere allora questo pareggio 1-1, ce lo racconta il nostro inviato Paolo Durante. Primo tempo, vantaggio biancorosso, nella ripresa il pareggio del Gubbio.
Un Teramo double fase guadagna un punticino al Bonolis contro il Gubbio, avversario che ai punti avrebbe meritato qualcosa in più dell'1-1 finale. E sì, perché la squadra di Zichella ha risposto colpo su colpo all'avversario nei primi 45, andando anche in vantaggio con Bacio Terracino, finalmente il primo gol che arriva da un attaccante. Poi però nella ripresa ha consegnato il match all'avversario, per mancanza di idee ma anche per una condizione fisica che andava scemando minuto dopo minuto. Il Gubbio ha prima pareggiato e poi ha premuto con insistenza cercando il colpaccio, non arrivando, solo per imprecisione, per precipitazione. Insomma, un Teramo davvero brutto che un po' preoccupa. Non mi preoccupa sinceramente nulla, perché sono convinto che più passerà il tempo questa squadra migliorerà sempre di più. Quando alleni una squadra di gente esperta, il miglioramento è lieve durante la stagione, mentre con i giovani, se sono portati a giocare al calcio, miglioreranno tantissimo. Quindi io sono fiducioso ancora. E veniamo alla gara. Diavolo senza Capitan Speranza e Proietti infortunati, si rivede il tridente della partita con la Samba, ovvero Bacio Terracino, Piccioni e Di Renzo. In difesa torna anche Ventola al posto di Fiordaliso. Nel Gubbio Sandreani cambia modulo, schierando i suoi con il 4-3-1-2 con Casiraghi, trequartista, e il tandem offensivo Marchi Campagnacci. La gara entra nel vivo subito per merito del Gubbio. Il primo a provarci è Marchi, Lewandowski però è attento e riesce a deviare. Il Teramo si vede al nono, Piccioni gira di testa, una punizione di Ventola, la sfera esce di un niente. Al 19esimo Teramo in vantaggio, Bacio Terracino si mette in proprio e dal limite lascia partire un tracciante potente e preciso che si infila nell'angolino basso. Un gol da attaccante di razza che premia uno dei giocatori dal rendimento più continuo di questo primo scorcio di campionato. 25esimo Teramo vicino al bis con una incornata di Piccioni al lato di un niente. 32esimo, Gubbio di nuovo pericoloso sugli sviluppi di un calcio d'angolo, palla gol per Marchi che di testa impegna Lewandowski, sfera ancora in area, Mastrilli è il più lesto a spazzare. 43esimo, azione in velocità del Gubbio, palla a Malaccari che conclude, Lewandowski però chiude bene lo specchio e sventa. Secondo tempo, nel Teramo entrano Zecca e Piacentini per Di Renzo e Mastrilli. Subito Gubbio in avanti, al quarto, punizione, tira Campagnacci, Lewandowski para in tuffo. 15esimo, errore difensivo degli ospiti, Piccioni in agguato, ma invece di servire il liberissimo Bacio Terracino perde il tempo e quando effettua il traversone è troppo tardi. Dal possibile 2-0 arriva il pari Ugubino. Al 25esimo angolo, mischia furibonda in area biancorossa. I difensori del Teramo si ostacolano a vicenda, la zampata vincente è di Schiaroli. La gara si spegne anche perché il Teramo non ne ha più. Il Gubbio preme ma non sfonda. Il triplice fischio è una liberazione soprattutto per la formazione biancorossa. La squadra irriconoscibile è calata tanto e questa è stata il motivo per cui noi andavamo a far falle, quindi però credo che ci riprenderemo, perché ci dobbiamo riprendere, altrimenti siamo nei guai. Quindi noi, siccome quest'anno nei guai non ci possiamo stare, dobbiamo fare il massimo per cercare di tirarci su, di fare qualche vittoria, che poi le vittorie non porte anche tranquillità, tutte queste piccole cose che alla fine sono importanti. Ma recriminare, ecco, probabilmente ai punti avremmo meritato qualcosa in più, però poi lascio il tempo che trovano i punti, e sicuramente si è vista una squadra che ha dimostrato di esserci, abbiamo fatto buone giocate, siamo stati incisivi oggi, a differenza delle ultime partite, ripeto, contro una squadra che noi rispettiamo molto. Non mi è sembrato molto contento il suo collega di Teramo, Campitelli, Presidente? Sì, però oggi è un punto guadagnato, quindi bene, bene per loro, bisogna vedere il futuro, prima o poi una partita si dovrà vincere, altrimenti... Ma secondo lei il Teramo paga ancora quella lunga maledetta estate? Come si fa a non pagare? Paga quello, paga i contratti, paga tanto, e Luciano Campitelli ha fatto tantissimo, però 10 anni sono duri per tutti, quindi anche per lui. Beh, mi sembra
che ne voglia un campionato senza sofferenza. Ha detto: quest'anno non ci possiamo permettere guai, il presidente del Teramo Luciano Campitelli. Prima di dare la parola al presidente Marchesani, che farà il giornalista e mi presenterà dal progetto del settore giovanile di Luca Cinquegrana a tutti i dirigenti, li interrogherà, io voglio far partire le immagini della partita del Chieti di oggi e vorrei che me le commentasse il presidente Filippo Di Giovanni. So che non fa piacere rivederle, però dobbiamo capire un po' che cosa succede, perché comunque il fatto che la società sta riflettendo oramai è un dato di fatto oggettivo. La partita di oggi com'è stata, presidente? La partita è stata un po' sulla falsa riga delle partite che abbiamo visto nelle domeniche precedenti. Comunque un Chieti che gioca con tanto fraseggio, con tanta palla che gira, che arriva tanto e con, diciamo, una profondità notevole davanti alla porta, e poi questo pallone che non entra. Poi su qualche ripartenza si prende gol. Questo è un copione che si è ripetuto più di una volta dall'inizio del campionato, ed è questo un po' lo scenario che ci ha allarmato e che desta qualche preoccupazione, perché questa è una squadra decisamente offensiva come vocazione, e lo è per i giocatori che ha e per le caratteristiche, e che è una squadra che ha messo anche in conto di poter prendere qualche gol a condizione che se ne faccia sempre uno di più dell'avversario. Questo non sta avvenendo e il risultato è come quello che abbiamo visto oggi. Tu tiri in porta, ci sono state tante occasioni, su tutti continua a distinguersi il ragazzo spagnolo Delgado, che insomma con la palla al piede si vede che è un giocatore di altre categorie, però ecco, quello che sta mancando è qualche cosa proprio in termini di finalizzazione. Queste sono le immagini, abbiamo visto intanto il gol nero-verde, poi però, come giustamente, questo intanto il tocco con il braccio giudicato fuori dall'area di rigore, anzi no, calcio di rigore realizzato. Che dici, presidente? Beh sì, lì il rigore c'era, era abbastanza netto. Le occasioni le avete avute però? Sì, ma le occasioni, questa è una squadra a vocazione offensiva che le occasioni le crea. Però ecco, poi quando arrivi lì davanti devi mettere la palla dentro. Poi c'è Battista, che ecco, questo è proprio il tiro della domenica. Un grande gol che è chiaro che... Che vi ha condannato. Che ci ha condannato e che ha premiato il Miglianico, che comunque non si è arreso. Però arrivano troppo spesso gli avversari dalle parti del vostro portiere. Questo è un chiaro calcio di rigore, non si discute minimamente. E questo è il gol del 3-2 che ha provato sempre Delgado. Sempre Delgado. Va bene, la chiudiamo qui l'argomento Chieti, sfortunato perché qui poteva centrare anche il 3-3, la chiudiamo qui attendendo questo eventuale, presidente Di Giovanni, decisione. Vediamo in vado settimana. Dal presidente Marchesani. Presidente, ha il microfono in mano Luca Cinquegrana, no? Ma cominciamo, vabbè, da Luca. Certo, è Luca che ci prospetterà. Vai, un attimino Luca, settore giovanile. Di cui sei responsabile. Allora, quest'anno abbiamo, grazie alla collaborazione con la società di Cesilio Di Masso, cerchiamo di dare un tocco ai ragazzi per farli crescere meglio. Stiamo cercando di dare una programmazione per farli crescere meglio da tutti i punti di vista, sia tecnico che fisico. È una cosa sulla quale noi puntiamo molto, perché la pallacanestro, per fortuna, come diceva prima Domenico, sta diventando uno sport sempre più fisico, chiaramente senza tralasciare la tecnica, però sono due aspetti sui quali teniamo. La società ci sta dando una rossa mano, perché abbiamo la possibilità di far allenare questi ragazzi 4 volte alla settimana per 2 ore. Loro fanno mezz'ora di preparazione, diciamo, fisica, e 1 ora e mezza di basket. Ci alleniamo al palazzetto dello sport, al Trigalle, prima e dopo gli allenamenti della Serie B, e devo dire che dopo un mese di allenamenti abbiamo la fortuna di avere dei ragazzi che ci mettono molta passione e che si stanno impegnando tanto, frequentando sempre tutti gli allenamenti. Bocca al lupo a Luca Cinquegrana e al suo settore giovanile.
Puoi fare domande da giornalista, facciamo, vai presidente. No, facciamo parlare il vicepresidente, l'avvocato Pennetta, poi Massimo Di Clemente e Fabio De Sol. Devi fare qualche domanda tu, vediamo come te la cavi come giornalista. No, ma domanda, non c'è bisogno all'avvocato Pennetta che faccia le domande. Avvocato. Va bene, allora iniziamo. Io l'anno scorso avevo davanti nel palazzetto, davanti al mio posto, c'era un personaggio che... Due anni fa. L'ultimo anno della pallacanestro Serie A. E c'erano Gabriele Marchesani, Fabio De Solda e Alessandro Diz davanti a me. Diz mi impediva di vedere la partita perché era alto due metri. E erano tre personaggi che mi colpivano, perché lui si capiva che aveva giocato, ma non me lo ricordavo ancora. Lui si capiva che aveva giocato. Lui era un funambolico perché aveva due o tre telefonini in mano e contemporaneamente guardava i risultati di tutti gli sport possibili e immaginabili. Quindi mi sorprendevano un pochino, ma non li conoscevo. Poi quest'anno Max e Lello Di Vito, il dottore, mi hanno coinvolto in questa storia, che permette di tornare indietro insomma, quando ero ragazzo, diciamo, io ho giocato con suo zio, con lo zio del nostro capitano, ho giocato con Cesilio Di Masso, insomma, erano altri, veramente altri tempi. Forse rappresento la memoria storica di questa società e forse la mia funzione è proprio quella di trasmettere il rapporto con la città. Questa è una città che ha bisogno di basket. Abbiamo dato, stiamo dando anche un'aspettativa grossa e quindi apprezzo molto il coach, che non conoscevo ovviamente, ma mi sembra una persona, cioè stranamente una persona non banale, mai banale nelle sue dichiarazioni, non può che fargli onore. E quindi niente, abbiamo iniziato, poi ho conosciuto lui finalmente, ho visto che insomma, dietro questa cosa c'era una capacità di lavoro a 100.000 pensieri, e quindi sono stato veramente sorpreso. Accanto a questo però ho visto subito un'organizzazione che veramente mi ha colpito, l'organizzazione sua che è collaudata, ma anche all'organizzazione che ha saputo creare Max. E l'altra cosa che mi ha colpito profondamente è quella che di tante persone che erano già state a Chieti, che erano lavorato assieme, sono volute tornare da noi. Questo mi è sembrato veramente una cosa fondamentale e una cosa che si poteva mettere a base per un programma veramente serio. La programmazione secondo me è veramente la cosa fondamentale, sono abituato a parlarne nel mio lavoro. Io ero rientrato nel basket solo professionalmente per le mie funzioni, facendo degli arbitrati, difendendo delle società, ma vedo che mi sembra che le premesse ci siano tutte. Poi ovviamente bisogna vedere il campo che cosa dirà, cioè, la fiducia. Faccio un grande in bocca al lupo, dobbiamo correre per presentare tutti i dirigenti. Massimo Di Clemente. Allora, io sull'aspetto organizzativo. Sì, vabbè, mi trovo qui per una lunga amicizia con Gabriele. Mi ha chiesto di smettere i panni del tifoso e indossare quelli del dirigente. Stasera vorrei fare un po' tutte e due le funzioni. Quelle del dirigente che partecipa, guarda questi ragazzi impegnarsi, guarda il lavoro del coach, di tutto lo staff, questo mi dà una grandissima fiducia, sono sicuro che adesso le cose saranno sempre sempre migliori, stanno rientrando giocatori importanti, sono sicuro che faremo tanto. Però indosso anche quella del tifoso, perché in questa città serve il tifo di tutti i nostri sostenitori. Chiedo a tutti quindi di esserci vicini in questa nuova avventura. Abbiamo bisogno del tifo della nostra città, di tutte le persone che hanno voglia e fame di basket. Grazie a Max e grazie a Gabriele questo è avvenuto, quindi sono sicuro che insieme ci toglieremo tante soddisfazioni. Fabio, e a Fabio De Solda facciamogli dire cosa rappresenta il fatto di aver giocato e oggi da direttore sportivo, ecco le differenze. Allora, buonasera a tutti. Veramente io volevo raccontare, quando Gabriele mi ha chiamato, noi ci sentiamo spesso per amicizie, mi ha chiamato un paio di mesi fa
per propormi appunto questa funzione. Io pensavo veramente che mi volesse far giocare, perché mi sento ancora dall'altra parte, però a parte gli scherzi, questo è il primo anno e ho l'occasione appunto grazie a lui di avere questo compito e quindi di vedere anche dal punto di vista tecnico la squadra. E volevo dire che Domenico Sorgentone, che conosco da tempo, da quando giocavo, mi ha impressionato perché sta attivando su tutta la squadra un modo di giocare che a me piace molto, quindi molta velocità, molta pressione sulla palla, diciamo come si diceva ai nostri tempi alla slava, dico bene coach? Alla slava, quindi era il modo con cui appunto potevo giocare io. Infatti gli ho detto più volte perché non mi hai mai allenato, perché sarebbe stato un ottimo allenatore. Quindi io dico che con la partita di oggi ho visto anche degli ottimi progressi. Io il risultato non lo guardo mai, perché in questo momento è quello che ci interessa poco, perché anche Sorgentone sta sperimentando varie situazioni, a parte gli infortuni eccetera, quindi io sto vedendo degli ottimi progressi della squadra e speriamo con l'inizio del campionato che arriviamo a puntino e in forma fisica per dare il nostro meglio. Perfetto, grazie. Dottor Di Vito, che chiude con Club Manager, poi chiaramente Remo l'abbiamo ascoltato prima. Una chiosa finale, dove deve arrivare questa squadra? Ma io penso che questa squadra sia un gradino inferiore al San Severo come roster, però insieme a noi ci sono altri, quindi io credo che i playoff saranno alla nostra portata. Io volevo solo tornare un attimo su Max Del Conte, raccontare di un pomeriggio di metà maggio nel quale ci siamo visti, ci siamo messi davanti a un blocchetto di carta, abbiamo cominciato a buttare giù qualche cifra e qualche nome. Di Gabriele Marchesanti ti dico solo che io sono quello che si sveglia prima di tutti gli altri per motivi di età, e quindi Gabriele è il primo che la mattina mi manda rassegna stampa e messaggino di buongiorno. Remo lo abbiamo conosciuto prima, gli facciamo un grande lavoro, anche un grande in bocca al lupo, perché è un grande lavoro il lupo. Per portare a casa tanti sponsor. In bocca al lupo a voi ragazzi, speriamo, per grazie. Questa nuova stagione. Grazie Gabriele Marchesani. Grazie a te. Gilberto Candeloro, Filippo grazie Di Giovanni, Max Del Conte, Andrea Berardinelli, Dino D'Angelo. Noi ci vediamo domenica prossima, sempre in diretta alle 22 con la Domenica Sportiva di Rete 8. Buonanotte. Grazie.